Filippo Maria Tripolone nasce a Messina il 28 dicembre del 1962, ma trascorre la sua infanzia a Massa Carrara, dove si trasferisce con i suoi amati genitori, babbo Pippo, la mamma Ada e i due fratelli, Gaetano, ora sposato con due figli, e Massimiliano. Nel 1972 si trasferisce a Milano con la famiglia. Fatica ad adattarsi, ma Filippo ha un bel carattere estroverso e questo gli consente di circondarsi dell'affetto di tanti amici. Coltiva la passione per la musica, suonando uno strumento della quale è molto legato, la chitarra classica. Successivamente accentua la sua passione per la speleologia e frequenta il centro CAI della città. A 18 anni, dopo aver conseguito il diploma di perito elettronico, lavora come aiutante tecnico all'Ipsia, ma è anche l'età in cui incontra il suo primo amore che gli spalanca crudelmente la soglia del suo declino psicologico. La prima grande delusione d'amore, la ragazza sbagliata sotto ogni prospetto. Da allora, a causa di una forte forma di depressione, inizia il suo travaglio tra ospedali e medici specializzati in materia. Dopo anni interminabili e soffertissimi, ombra luce, in un colloquio da un psichiatra con cui è in terapia, gli si riferisce, con distacco glaciale, che per la sua condizione avanzata la terapia non gli avrebbe più giovato. Un brivido percorre Filippo lungo la schiena e gli occhi umidi, indugiando in una notte senza fine. È incoraggiato, spronato, rassicurato dai suoi cari, dalla sua angosciata mamma Ada, ma Filippo non dimentica più quelle parole e mette a giacere la speranza in un'angusta dimora del suo essere. A 27 anni insegna tecnica in una scuola. Nell'autunno del 1989 Filippo incontra Elena e dopo qualche tempo capisce di esserne innamorato. Il 14 febbraio del 1991, festa di San Valentino, Filippo e Elena si uniscono in matrimonio. Filippo da tempo nutre una grande ambizione, quella di aiutare il prossimo aprendo un circolo culturale ed accogliere amici e persone psicologicamente fragili e trascorrere attimi di serenità in compagnia. L'avrebbe chiamato la Lanterna Bianca, ma il suo grande cuore non vide mai avverarsi questo sogno. Il 31 gennaio del 1993 nasce Silvia, chiamata da Filippo Pupilla. Le condizioni di Filippo si aggravano ulteriormente. E il 23 gennaio del 1995 decide di lasciarsi andare, giustiziandosi nella sua stessa abitazione. Ma Filippo ha varcato questa soglia terrena lasciando ai suoi cari un'eredità unica, i suoi diari e le sue poesie. La sensibilità d'animo, la profondità dei suoi sentimenti, il suo immenso desiderio di libertà e di giustizia sono tutti racchiusi nelle pagine dei suoi scritti. Ora egli definitivamente riposa nella cappella di famiglia Motta Camastra. Buonasera e benvenuti a tutti alla 20ª edizione del premio legato alla memoria di Filippo Maria Tripolone. Prima di procedere alla presentazione dei graditi ospiti che rendono veramente significativa questa serata, desidero delineare brevemente la figura di Filippo Maria Tripolone, il senso della Lanterna Bianca, il significato del concorso sul miglior diario ed evidenziare anche il filo logico che unisce entrambe queste tre persone e cose ed eventi fra di loro interconnessi. Chi era Filippo? In parte lo avete ascoltato da quello che abbiamo appena ascoltato, però anche se io mi ripeto desidero mettere in evidenza lo stesso la figura di questo giovane uomo che nasce a Messina, che trascorre i primi 10 anni della sua infanzia a Massa Carrara assieme alla sua famiglia. Dopo i 10 anni si trasferiscono a Milano. Ovviamente all'inizio l'impatto non è molto semplice, perché cambiare ambiente non è sempre facile. Però Filippo, che è un ragazzo molto estroverso, socievole, vivace, allegro, presto si ambienta in questa nuova realtà e veramente vive bene questi primi anni della sua vita milanese.
È un ragazzo dotato di molti interessi. Abbiamo sentito che amava molto la musica, che lui stesso suonava la chitarra, che gli piacevano Guccini e Battiato. Ma mi piace anche ricordare, accanto alla musica, un'altra sua passione, l'amore per la natura. Filippo ama la natura in tutte le sue sfaccettature. Le piace quando lei si presenta con un cielo sereno, sgombro da nubi, ma le piace pure guardarla quando è sconvolta, magari da un grosso temporale. E gli piace pure scendere nelle viscere della terra, scoprire delle caverne, ma anche fare delle scalate, salire sempre più su, verso cime sempre più alte. Però, nonostante questi interessi, il ragazzo va molto bene a scuola, frequenta con profitto, ha molti amici, si diploma. Ovviamente, come tutti i ragazzi, o gli adolescenti o i giovani, si innamora pure lui. Incappa purtroppo in una persona non all'altezza della situazione. E da qui cominciano, diciamo così, i primi drammi di Filippo. Certo, forse questa è soltanto una scusa, perché magari sarebbe successo lo stesso, perché purtroppo il nostro equilibrio è un equilibrio molto fragile. E purtroppo i segni della depressione incominciano a farsi sentire. All'inizio lui li combatte e combatte contro la depressione. Se noi leggiamo il suo diario vediamo un alternarsi di speranze e di delusioni, un insieme anche di voler andare avanti a tutti i costi, e nello stesso tempo si evidenzia anche l'essere frenati da questa brutta malattia che ti impedisce di vivere e ti inghiotte, come dice lui, in un gorgo scuro. Dirà in un punto anche di lasciamoci trafiggere del sole a mezzogiorno e del buio della notte proprio a mezzanotte. E questo è significativo, perché si evidenzia dal suo scritto sempre questo alternarsi di desiderio di vivere e anche per certi versi il desiderio di morire. E questo, infatti, questo desiderio di vivere lo porterà poi a sposare Silvia e lo porterà anche a diventare padre. Cioè sono delle conquiste altamente positive, ma nello stesso tempo Filippo non è tranquillo. Un giorno magari si sveglia al mattino ed è sorrida alla nuova giornata. Subito dopo però la depressione lo prende, lo risucchia nuovamente e gli fa desiderare la morte. Si alternano spesso vita e morte come due antitesi della stessa medaglia. Lui dice spesso, per esempio, anche nei suoi diari, che vorrebbe continuare a vivere, ma allo stesso tempo la vita è pesante. Però, nonostante tutto, ecco, nasce anche una bambina da questo matrimonio. Quindi il desiderio di fare il padre c'è e si evidenzia. Ma non basta nemmeno l'amore verso la figlia. La medicina intanto gli apre le braccia. Un medico gli dirà brutalmente in faccia che non guarirà mai. Cerca rifugio anche nella fede. Crede in Dio, Filippo. Ma un bel momento anche la fede vacilla. Se tu non mi vieni incontro, vuol dire che sei morto pure tu. Vuol dire che non ci sei. Però subito dopo si ravvede e cerca conforto in Dio, quel conforto che non riuscirà a trovare nella sua famiglia, anche se lui ama profondamente la sua famiglia e soprattutto ne è profondamente amato dalla mamma, è profondamente amato da suo padre, che oggi non c'è più, ma che è stata una colonna sia per lui sia per tutta la famiglia. Ed è sempre stato presente con tenacia accanto ad Ada in tutto gli anni che noi abbiamo fatto questo bellissimo concorso. Per non dilungarmi oltre, purtroppo la battaglia finisce in una sconfitta, in una brutta sconfitta, e Filippo si uccide. Certamente questo sconvolge tutta la famiglia, sconvolge più di tutti forse la mamma, perché ovviamente noi mamme siamo fatte così, i figli sono quasi quasi sono i nostri, guai a chi ce li tocca. Però altre persone si sarebbero adagiate nel dolore, ma questo Ada non l'ha fatto. E dopo qualche anno ha voluto dare un senso positivo a quel disvalore, a quella morte violenta. E sono nate due bellissime iniziative. La Lanterna Bianca e poi
il concorso sul miglior diario. Che cos'è questa lanterna bianca? La lanterna, noi sappiamo, è un faro di luce, qualche cosa che ci attrae, che attrae le persone. E la lanterna veramente attrae. È un'associazione che nasce priva di lucro. Prima è stata fondata a Milano con un proprio statuto e poi è stata portata qui in Sicilia. Qual è lo scopo della lanterna? Offrire, nasce per offrire un aiuto, un supporto a quelle persone che hanno bisogno e che sono entrate in questa brutta spirale della depressione. Certo, anni fa la situazione non è come oggi. La medicina ha fatto i suoi passi, ma vi posso assicurare che 20 anni fa non si poteva nemmeno parlare di depressione, perché il depresso era il pazzo. In famiglia si nascondeva il problema. Nessuno poteva apertamente dire: mio figlio, mia figlia, io soffro di depressione. E questa brutta malattia non soltanto colpisce le persone anziane, ma soprattutto anche giovani e molti ragazzi. Io nella mia scuola ho avuto anche qualche bambina di scuola media che soffriva di depressione. E quanto hanno combattuto? Ha combattuto lei, abbiamo combattuto noi, hanno combattuto i suoi familiari. E quindi il telefono di Ada, fondando questa associazione, la Lanterna Bianca, continua a squillare in continuazione. Tante persone hanno telefonato e telefonano ad Ada per avere un consiglio, ma certe volte anche per avere soltanto una parola buona, un supporto. Però accanto alle persone, diciamo così, comuni, ha attratto questa lanterna anche tante persone esperte nel mestiere. Noi ne abbiamo alcuni qua. Il dottore Motta è diventato una persona amica per noi e tanto ha fatto per l'ospedale di Taormina e dove è stato. La dottoressa Lucifora, altrettanto. Tante altre persone si sono avvicinate a questa bellissima associazione che offre sempre un grande contributo. Poi all'associazione nasce l'idea del diario. Facciamo un concorso sul miglior diario. Ma perché scegliere proprio la formula del diario? Non è tanto usuale. Però chi scrive sicuramente mette a nudo i suoi pensieri, i suoi sentimenti, le sue angosce, i suoi drammi, sicuramente. E se vuole anche che qualche altro lo legga, scrive in maniera tale per farsi comprendere anche dagli altri. Ma anche quando noi scriviamo, certamente diamo un ordine ai nostri pensieri, e questo è molto importante. Come ho conosciuto io questo diario famoso e questo concorso? Era il primo anno. Una mattina ero in direzione a scuola, leggo il bando del concorso e subito, senza sapere di che cosa si trattasse, interpello l'insegnante di quinta elementare. 25 bambini hanno scritto un diario meraviglioso, Gocce di vita. Inviamo questo diario, vinciamo il primo premio. Partiamo, 25 bambini, 50 genitori, io, insegnanti, l'assessore delle Toiani, e andiamo tutti a Milano al Teatro Verdi. Abbiamo visto una realtà che veramente ci ha fatto stringere il cuore, perché nel bando non si evinceva la storia che c'era dietro. Noi non conoscevamo nemmeno chi fosse Filippo e non sapevamo nemmeno quasi quasi cosa significava la parola depressione. Figuratevi i bambini di 10 anni che cosa avevano a che vedere con questo problema molto grave. Però devo dire la verità, i bambini sono meravigliosi. Immediatamente hanno percepito l'aria che tirava là dentro. Hanno partecipato attivamente. I genitori altrettanto. Nessuno mi ha detto: ma dove ci ha portato? Nessuno. E da quel momento la signora Ada è diventata per i nostri alunni mamma Ada. E ogni anno, vi posso dire tranquillamente, lei veniva alle Toiani a visitare le nostre classi e noi l'abbiamo sempre accolta con grandissima passione e con grandissimo piacere. Anche gli altri anni successivi noi abbiamo partecipato e abbiamo vinto.
Poi il concorso, ovviamente, l'abbiamo continuato qua in Sicilia. E vi dico, è partito prima in sordina, poi ogni anno. Le opere sono aumentate a dismisura e possiamo dire ora che da parecchi anni ha varcato i confini dell'Italia. Si può dire che coinvolgiamo quasi quasi tutti i paesi del mondo e questa è senza dubbio una grande conquista. Partita da poco una scintilla, ha detto è diventato veramente un incendio. Ma io prima di chiudere, perché la serata sarà lunga, se mi permettete, desidero leggere un piccolissimo pezzettino di un'opera scritta da Filippo. L'amore per la vita per me non ha confini, come quello per i miei cari e le adorate Elena e Silvia, che però ho trascurato tanto nel decorso della mia malattia. Penso alle tante volte che ho invocato Dio e alla possibilità che Egli esista davvero. E se quel Dio buono davvero esiste, chissà cosa mi attenderà quando sarò al suo cospetto. Mi giudicherà per aver scelto io di morire. E in questo caso vorrei davvero essere ateo o totalmente vuoto dentro, così da non sentirmi affondare in questi scrupoli. E come l'ultima pagina di un libro appena letto, anch'io chiuderò questo diario scritto con la vana speranza che l'aspra ferita rimarginasse gridando il mio Dio alla vita. A te, mamma, voglio dire grazie. Grazie per la tenerezza e i sorrisi pieni di premure. Grazie per aver educato il mio spirito con la tua saggezza. Grazie per essermi stato accanto nelle mille notti di veglia. Grazie per le tue lacrime versate nel luogo più recondito della tua anima. Sei stata la luce nella mia tenebra. Perdonami se ti chiedo di non lasciarlo offuscare. Tu farai sempre parte di me. Ti lascerò il mio cuore che continuerà a battere nel tuo per mantenerti ancora forte negli anni. Al babbo mio dico che ogni uomo può essere padre, ma tu lo sei stato in maniera speciale. La tua mano sulla mia spalla continuerà ad essere la mia guida per sempre. Tania e Massimiliano, cari fratelli, siete stati i pilastri della mia esistenza, nel gioco, nell'avventura, nella vita. Il vostro ricordo sarà come una fiamma per me, non si spegnerà mai. A te Elena grazie, grazie di avermi sostenuto anche quando non lo meritavo, ma tu sapevi che in quegli attimi non ero il tuo Filippo. D'ora innanzi pensa a te e alla piccola cara nostra Silvia. Crescete e godete ogni raggio di sole che la vita offre. Grazie per tutto, grandi amori miei. Vi voglio bene, Filippo. E adesso desidero dare la parola al sindaco di Motta Camastra, Carmelo Brancato. Siamo onorati, signor sindaco, di averlo qua, perché l'ha sempre mostrato veramente una grande umanità e un grande senso della cultura e della partecipazione, sponsorizzando questo, diciamo così, questo premio e soprattutto rendendolo significativo con la sua presenza. Vabbè, mi alzo. Allora, intanto buonasera a tutti. È il quarto anno mi pare che io partecipo a questo evento. Il primo l'abbiamo fatto a Giardini, poi ribadisco, la signora Ada me ne è testimone, gli ho detto: signora, lei si mette a girare il mondo, alberghi per fare, se le ha un posto bellissimo, e quindi l'ho convinta a fare questo evento qua. Il primo anno c'era anche suo marito, se ricordo male, a cui voglio fare un applauso, a Giuseppe Tripolone. Io ho conosciuto ancora prima di essere sindaco, l'ho conosciuto nella professione che faccio, persona umile, per bene, rispettoso e puntuale in tutto quello che doveva fare. E quindi la signora si è prodigata ad organizzare questo evento nel suo terreno, nella sua casa, che fa parte del mio comune,
Innanzitutto voglio porgere i saluti e il benvenuto a tutti a nome mio dell'amministrazione comunale e voglio fare solo una riflessione che è molto semplice. Come diceva la professoressa, la signora Ada è stata sempre un punto di riferimento anche a noi come comune. Dice: conoscete la signora? Sì, e so che poi l'hanno contattata delle famiglie per avere una guida, perché non è facile uscire da questa malattia. Il professore Motta l'ha testimoniato diverse volte. Il primo anno c'era un professore, mi pare inglese, italo-americano, non ricordo come si chiamava, è stato bravissimo, ha fatto anche una dimostrazione scientifica alla lavagna, e anzi saluto, speravo di rivederlo. Sì, una persona abbastanza preparata, dicono, sta a me giudicare, però credo che è ad alti livelli ed è un onore anche per l'Italia. E con questo dico che la signora è stata sempre disponibile. Noi come comune abbiamo fatto forse poco fino ad oggi, non è sistemare la strada, vorremmo anche intitolare la via, vediamo quello che possiamo fare, mettere qualche lampada in più, perché vogliamo valorizzare questa zona che è bellissima, siamo alle porte dell'Alcantara, diciamo, tutti devono passare da questa zona. E quindi, signore, impegno mio, io ancora ho un annetto e mezzo circa, spero di poter fare qualcosa. Con questo io vi auguro buon lavoro a tutti, grazie. Non è che faccio i nomi perché ci conosciamo, anzi devo dire che quest'anno rispetto al primo anno e al secondo siamo un po' di più. Ci sono anche degli amici di Graniti che io conosco da anni e altre persone che non conosco, qualcuno magari lo sto rivedendo qua a questo tavolo. Quindi buona prosecuzione, grazie. Ah, scusate, mi sono dimenticato che c'è il collega di Francavilla che è la prima volta che partecipa. Naturalmente lui parlerà dopo quando prende cognizione dell'oggetto del contendere, giusto? Scusa Vincenzo, non ci avevo fatto caso. E adesso proprio diamo la parola a lei. Io intanto chiedo scusa per il ritardo, purtroppo ho avuto un contrattempo e non ce l'ho fatta. È la prima volta che partecipo a questo evento, saluto tutti, gli illustri relatori e tutti voi che siete qua ad assistere a questa importante serata. Il tema è importantissimo, da quello che io ho potuto cogliere così è uno dei temi importanti. Io da amministratore, da sindaco di una piccola realtà valligiana qua a Francavilla di Sicilia, non appena sento la chiamata di queste iniziative, di questi momenti dove si discute, dove l'associazionismo esprime e porta avanti quelle che sono le iniziative, quello che è il sale della conoscenza, e si riesce attorno a questi temi a trascorrere delle ore liete e a fare cultura, perché si riesce in questo nostro territorio a promuoverlo e a fare in modo che tutti assieme appunto trascorriamo delle ore liete attorno a dei temi importanti come quello che si sta trattando questa sera. Pertanto sono felicissimo di partecipare per la prima volta e spero di poterlo fare anche in futuro. Quindi ringrazio tutti per l'invito che mi avete dato e sono qua entusiasta di partecipare. Grazie a voi, grazie. Volevo anche ringraziare l'assessore del servizio sociale che è presente, Maria Angela, mi sono dimenticato di ringraziarla per la sua presenza. Mi pare che l'anno scorso non c'era, se non sbaglio, no? Ma quest'anno c'era. Di fatto l'ho chiamata e mi ha garantito che sarebbe stata presente. Lei ha sempre curato, diciamo, come assessore tutte le varie tematiche, la biblioteca, quella, quindi la voglio ringraziare pubblicamente perché è una valida collaboratrice, almeno fino ad oggi, non mi posso lamentare. Grazie. Grazie. E adesso diamo la parola a mamma Ada. Grazie a tutti i presenti. È una cosa bellissima vedervi. Tante persone li conosco, tanti non li avevo mai visti, ma è bellissimo proprio per questo. Prima di iniziare, diciamo, il mio discorso, vorrei solo, diciamo, dire che la Lanterna Bianca è un'associazione, ma si muove esattamente come una fondazione. Non ho associati, non percepisce la Lanterna Bianca nessun contributo da nessun ente, nessun comune, nessuna, e tantomeno, diciamo, dello Stato. Questo qui
mi sembrava giusto, diciamo, dirlo. Grazie per averlo, diciamo, per avermelo accettato anche. Allora io comincio il mio discorso, non è piccolo, però per farmi capire, diciamo, diventa un pochino lungo. La Lanterna Bianca nasce da un dramma vissuto sulla mia pelle e quella dei miei familiari, specialmente quello di mio marito, che mi ha sempre supportato, figura speciale, sempre presente, sempre pronto a dare una mano nei momenti difficili di questo percorso che mi sono prefisso subito dopo la dipartita di mio figlio Filippo. Adesso più che mai capisco la grandiosità della sua presenza all'interno della Lanterna, fino all'ultimo giorno della sua vita. Grazie amore. Bacio al cielo. Filippo, mio figlio, ha soli 33 anni, ci ha lasciati a causa della depressione. Fisicamente manca da morire. Ho cercato con tutte le mie forze di tramutare la sua assenza in presenza, che condivido con tutto il mondo. Adesso egli ha molti amici che, pur non avendolo mai conosciuto, parlano con lui in tutte le lingue. La sua lanterna è arrivata ovunque, in tutte le parti del pianeta. Un grazie a carattere cubitale lo devo a tutti gli amici che ci hanno seguiti in questi anni, sostenuti e collaborato, aiutandoci a realizzare gli eventi. Tra tutte queste belle persone abbiamo la professoressa Giovanna Campagna, che è qui alla mia destra, sempre presente, già preside dell'Istituto Comprensivo di Letoiani, i maggiori esponenti dell'ASP 5 di Messina Taormina, quale la dottoressa Nucifora, che è qui alla mia sinistra, il dottor Roberto Motta, la dottoressa Gamba Curta, purtroppo diciamo che non c'è più con noi, il dottor Tati e ancora il dottor Gaspare Motta. C'è ancora il dottor De Luca, procuratore generale del Tribunale di Milano, il professor Luigi Colusso, responsabile del progetto ADVAR di Treviso, il dottor Domenico Barrilà, analista e scrittore di Milano, il regista Giancarlo Zanetti, la dottoressa Simona Celi, direttrice artistica del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, già sovrintendente, la dottoressa Melina Prestipino della provincia di Messina. Senza tralasciare i primi cittadini, Claudio Bartucciotto e Carmelo Blancato di Motta Camastra, per aver intitolato una strada alla mia Lanterna Bianca, allargandola e rendendola più agevole al passaggio anche di eventuali ambulanze e altri mezzi di soccorso, e per avermi conferito il titolo di cittadina onorevole. Quest'anno è il 20° anniversario del premio Filippo Maria Tripolone della Lanterna Bianca. È un traguardo grandioso, importantissimo. L'organizzazione ha impegnato sempre più la mia persona e sono andata avanti con un'immensa modestia e con le pecche immancabili, cui sforzi sono andati avanti oltre le mie stesse capacità, senza nessuna pretesa di alcun genere, poiché i miei obiettivi sono molto particolari. A questo punto è ora di tirare le somme, quale sia stato il mio significato della mia esistenza. Primo, far ricordare Filippo, e questo credo di essere riuscita, ancor più oggi per aver pubblicato il suo diario, fortemente da lui voluto. Ed io sono felice perché, nel mio piccolo gesto, credo di aver fatto un monumento a mio figlio e che lui da lassù stia godendo di questo dono, un regalo che la terra gli doveva. Secondo, cerco di aiutare gli sfortunati come lui, e posso dire che parecchi miei interventi sono stati importanti, concreti e di immenso aiuto, come da testimonianze scritte. Terzo, stimolare sempre più la ricerca scientifica. Si è fatto tanto in questi ultimi anni, ma la strada è ancora lunga, non bisogna mollare, poiché nessuno è immune. Questo male esiste in tutte le parti del mondo, senza distinzione di nord o sud, ricchi o poveri. Quarto, abbattere lo stigma. Non è facile. Credo sia ancora lunga la strada,
ma non bisogna mollare. Chiedo a tutti, dal semplice cittadino alle autorità, affinché collaborino a questa difficile lotta. Io non smetterò di lottare, perché le famiglie che vivono questo dramma, oltre la malattia, anche la paura di essere additati. È un dramma nel dramma. Lo Stato, con la legge Basaglia, la 180, del 13 maggio 1978, esattamente 43 anni fa, ha chiuso i manicomi, ma non ha cancellato certamente il malato psichico. Ha giustamente riportato la sua presenza tra noi. Ci ha spinti a cercare e a trovare modi completamente nuovi ed umani per incontrare l'uomo malato e la sua sofferenza. I servizi di salute mentale in questi 43 anni sono cresciuti, pur tra tanti affanni e tanti problemi, ma vi è ancora moltissimo da fare. In alcune parti d'Italia l'assistenza è ancora molto carente, mancano le strutture e l'organizzazione è insufficiente. Un servizio di salute mentale deve avere una rete di risorse. Questa rete di risorse sta nei suoi operatori, con un impegno che passa attraverso, ci auguriamo, la professionalità. Un impegno che passa per il cuore, poiché non si può incontrare la sofferenza di un'altra persona senza mettersi emotivamente in gioco. Soffrire per l'altro, far riscoprire un potere umano, magico, oggi sottovalutato e trascurato, il potere della sopportazione, la pazienza. Non moltissimo tempo fa, il dottor Veronesi aveva detto che il 25% della popolazione, e oggi sono ancora di più, soffre in qualche modo di disturbi mentali. Una nazione di depressi non può essere produttiva e meno che mai competitiva. Per cui occorre l'impegno di tutti, dello Stato, degli enti locali, territoriali, ma soprattutto quelli di noi cittadini, lottando per restituire a coloro che vivono la sofferenza mentale i diritti di cittadinanza, quali il diritto al lavoro, alla casa, alle relazioni affettive, il diritto alla vita conforme alle proprie attitudini e alle proprie capacità e potenzialità. Negli ultimi anni abbiamo assistito a numerosi tagli da parte dello Stato in questo settore, gravissimo questo. Tutto ciò è grave ed assurdo. Non ci resta che rimboccarci le maniche e nel nostro piccolo cercare di fare insieme un lavoro, diciamo, che possa aiutare queste anime di Dio. Ecco la necessità di creare il più possibile associazioni di familiari, ma di questo ve ne parlerà, non so se è presente, l'amica Titti. Sei presente, Titti? L'amica Titti, vicepresidente dell'associazione I Giovani del Pirandello. Solo lottando insieme sarà meglio per tutti noi e per coloro che soffrono di questo disturbo, per tentare di dare dignità e voce a quanti lottano e a tutti quelli che ormai non hanno più la forza di lottare. Per questo la lanterna bianca di Filippo resterà sempre accesa. Venga, venga. Prego. Io mi chiamo Titti Mazza, ringrazio innanzitutto Filippo, io ho una mia concezione di vita e di morte e non c'è una grande differenza, la morte continua nella vita di un altro posto e spesso siamo appunto chiamati da queste persone che non ci sono più, attraverso altri soggetti in quanto il dottore Motta, il professore Motta e di quella signora Tripolone. Sono la mamma di un ragazzo diversamente abile e con disturbi psichici. E chiaramente avete anche detto una grande verità. Noi genitori spesso vogliamo ribellarci
abbiamo questa voglia di reagire a tutto ciò che non è giusto, a tutto ciò che è sbagliato nei confronti del malato mentale. E effettivamente io, sapete come ho reagito? Scrivendo. La scrittura, l'arte in genere, è lo strumento che ti dà la possibilità di liberarti dai tuoi pensieri, dalle tue angosce, dai tuoi fastidi, dalla tua voglia di reagire contro gli altri. Spesso, come sapete, la società non ci permette di fare questo, perché neanche ti ascolta. E quindi mi ha portato a creare un'associazione ai Giovani del Pirandello e a volere in questa associazione la voglia di realizzare quello che io desideravo, cioè dare dignità al malato mentale. Perché vedete, quando si va dai medici, e loro guardano semplicemente spesso la malattia, non la persona. Ecco perché io mi sono ispirata nel mio ultimo lavoro teatrale, La libertà di essere folle, a riportare l'idea di Basaglia. Perché Basaglia guardava l'uomo, la persona, non la malattia. E come superare la malattia? Quali erano i suoi ostacoli, ma suoi come persona? E questo mi ha suggerito questo lavoro mentale, questo lavoro teatrale, dove ovviamente altra cosa importante è che bisogna dare cultura, trasmettere cultura ai giovani. Io non parlo ovviamente ormai solo dei malati mentali, perché ormai in questo mondo vi devo dire la verità, che forse i nostri figli sono meno malati mentali di quelli che ritengono di essere normali, perché in loro vivono ancora dei valori, cosa che non riscontriamo a volte nella persona, tra virgolette, che dice di essere normoabile. E devo dire la verità che io sto bene in questo mondo, sto bene nel mondo dei ragazzi diversamente abili che hanno problemi psichici, perché ritrovo una pace che all'esterno non trovo. Quindi, ovviamente, voglio dire questo, nulla viene fatto da soli, intendiamoci. Tu puoi avere l'idea, ma poi ci sono persone che ti supportano e condividono questa idea. Io, intanto, il presidente di questa associazione, poi mio marito, perché? L'ho creata io, prima sono stata presidente di questa associazione, poi mi sono rifiutata. Perché a volte le persone che hanno dei figli, che hanno delle problematiche, diventa per loro una sorta di rivalsa fare qualcosa. Allora, presidente dell'associazione, questo. Allora io mi sono detta, a me non me ne frega niente di fare la presidente, di andare. Allora gli ho detto a mio marito, dato che tu sei più bravo di me, sei professore di università, allora prenditi per favore tutto il fagotto amministrativo, che poi non me ne può fregare di meno, e dammi la possibilità di comunicare in modo libero con i giovani. E vi devo dire una cosa, sono supportata da un responsabile del laboratorio teatrale che si chiama Fabio La Rosa, che è veramente un regista eccezionale, una persona di grande preparazione, e con molta umiltà vi dico che questi ragazzi hanno vinto innumerevoli premi. E siamo stati anche a Roma, e hanno riconosciuto le loro capacità, siamo andati al Senato, siamo andati alla Camera, abbiamo avuto innumerevoli, ma non noi, loro. E vi devo dire una cosa, che anche noi genitori spesso non abbiamo idea di come possono reagire. Siamo lì a dire, ma mio figlio è capace di fare questo, quando all'interno del sistema familiare, stufi di una routine, stufi della possibilità di non avere una qualità di vita esterna, ovviamente si rinchiudono e la malattia prende piede, la depressione prende piede. Ora io non voglio più dirvi questo, io vi dico soltanto che se un giorno avete la possibilità di venire a teatro, noi adesso saremo all'Orcinus Work a Messina con questo lavoro teatrale, io vi dico solo, conoscete i Giovani del Pirandello, conoscete questi ragazzi, conoscete le capacità che ormai hanno e come abbiamo dato a volte risposte ai psichiatri. Sapete che i nostri figli sono talmente stanchi quando adesso tornano dalle prove che forse potremmo non dare loro la terapia perché non ne hanno bisogno.
E questa è una cosa che dovrebbe fare pensare i psichiatri. I nostri figli hanno bisogno di una qualità di vita, hanno bisogno di lavoro, hanno bisogno di svaghi, hanno bisogno, ma di cose intelligenti, non di essere trattati da stupidi, perché non lo sono. L'uomo, nessun uomo è uno stupido, sei tu che lo tratti da stupido. Grazie. Ringraziamo, ma veramente con tutto il cuore, la signora Mazza. Ha detto delle cose meravigliose e intelligenti, soprattutto. La cosa che mi piace di più, signora, ha messo l'accento sulla cultura. Non c'è cosa più bella della cultura. E cercare anche, ma cultura non diciamo un'altra persona che immagazzina dati, no. Svegliare la mente, il cervello. Noi siamo esseri pensanti, ma dobbiamo rendere ancora di più questa capacità di creare relazioni. Questa è l'intelligenza. E questo aver fatto leva è stata una cosa veramente positiva. Cerchiamo invece di coinvolgere altre scuole di Messina. Se lei vuole, una mano gliela posso dare pure io, perché alcuni presidi li conosco. E ci sono anche... ci sono delle persone magari un pochino così mediocri, ma ci sono anche delle belle persone che hanno la voglia e il desiderio di creare, di portare avanti qualche cosa di positivo. Le ha detto: i nostri figli non sono stupidi. No, signora, non sono stupidi. Siamo noi che abbiamo una mente deformata. Purtroppo ce l'abbiamo. Etichettiamo subito, e quello è molto facile. Dobbiamo evitare uno stereotipo di tal tipo. E veramente vedere in tutti quel valore veramente che ci rende unici, indipendentemente poi da qualunque disturbo noi abbiamo. Mi sentivo di dirlo questo, non dovevo, forse mi sono dilungata, ma lo sentivo con tutto il cuore e gliene faccio un grande merito. Brava, grazie. E diamo la parola alla dottoressa Nucifora. Una presenza, ve lo posso assicurare, costante da quando il concorso sul diario è arrivato qui in Sicilia. E anche lei fa tanto nella sua struttura per portare avanti questi valori. Le passo la parola. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie alla signora Ada per l'invito. Siamo qua ogni anno. Io quest'anno non vorrei porre l'accento sui disturbi mentali, ma un po' è nel nome dei nostri servizi. I nostri servizi si chiamano servizi per la tutela della salute mentale. Quindi l'aspetto più importante è quello della tutela della salute mentale. Dovremmo focalizzare e puntualizzare i nostri sforzi proprio su questo, sulla prevenzione. È vero che ancora in psichiatria è molto difficile fare prevenzione, perché sicuramente non ci sono dati certi rispetto... forse mi sentite lo stesso? Sì. Allora, non ci sono dati... No, senza. Ah, è per la registrazione. No, va bene, non c'è problema. Dico, non ci sono dati certi su quella che è l'eziologia, e sicuramente sono, qualcuno le paragona addirittura alle patologie oncologiche per gravità. Le patologie mentali sono delle patologie croniche che purtroppo, per le quali a volte, nonostante i progressi delle scienze, non ci sono delle cure ancora particolarmente efficaci, anche se molto si è fatto. E allora torniamo alla tutela della salute mentale. Che cos'è la tutela della salute mentale? È un problema di noi professionisti, di noi medici? Che dite voi? Cosa ne pensate? Cosa dite voi? È un problema sociale, è un problema di tutti, è un problema di tutti, e che nasce sin dalla più tenera infanzia, no? Già la nascita del bambino, già come la mamma lo tiene nelle proprie braccia, già comunica e trasmette qualcosa.
A questo si aggiunge che c'è, ne ha accennato la signora Ada, lo stigma. Quindi tutti noi di fronte alla diversità facciamo un passo di lato, un passo indietro, e questo ci rendiamo conto come condizioni l'integrazione sociale, l'inserimento lavorativo, la possibilità di vivere una vita, diciamo, tra virgolette, integrata, accettabile. Questo non vale per altre patologie, non vale per il paziente cardiologico, non vale per il paziente neurologico, non vale per tante altre malattie dove prevale invece la, tra virgolette, compassione. Per quanto riguarda invece il disturbo mentale, prevale la difesa. Tutti noi ci difendiamo da ciò che è diverso, da ciò che è strano. Quindi la tutela della salute mentale consiste in proprio in questo, nel collaborare tutti per creare una rete di accoglienza, una rete di tolleranza, una rete capace di assorbire quelle che sono le varie problematicità. È un discorso molto complesso, perché se andiamo poi a vedere diversi livelli che non sono in contrasto con loro, il livello sociale, il livello delle relazioni, il livello delle cure, che per tanti anni, qua è stato citato Basaglia, ma purtroppo c'è stata una deriva del pensiero di Basaglia dove si è contrapposta la psichiatria, diciamo, biologica con quella sociale. Ma questo non ha senso, non ha senso, non hanno senso queste contrapposizioni, perché invece si dovrebbe cercare la cooperazione, e la cooperazione può essere solo un impegno veramente di tutti, del singolo cittadino. A livello scolastico ancora di più, perché è da lì che parte, partono tutta una serie di atteggiamenti. Intanto ancora nelle scuole purtroppo non si fanno lezioni di educazione emotiva. Questa è una cosa, l'intelligenza emotiva è il motore principale della nostra salute mentale, è il sapere gestire attraverso l'applicazione di determinati principi, quelli che sono le emozioni, le relazioni, eccetera. Questo è di fondamentale importanza, e questo ancora nelle scuole non viene portato avanti. Si dovrebbero proprio già formare i docenti, ma poi anche fare proprio praticamente con i bambini, fare esprimere le proprie emozioni, come comunicarle agli altri, non sentirsi colpevolizzate se si provano determinate emozioni, e via dicendo. Poi crescendo nel periodo adolescenziale, che è il periodo più critico in assoluto, dove i ragazzi diventano anche feroci in certe occasioni, là secondo me bisognerebbe tutti quanti, famiglie, scuole, eccetera, collaborare ancora di più. Tutto questo poi ha il potere di prevenire le malattie mentali? Certamente no, perché ci sono alcune patologie che purtroppo, ahimè, ormai è chiaro che hanno anche una matrice biologica. Però cambiare il punto di vista rispetto alla malattia è fondamentale, perché un conto è accettare le persone, capire, non minimizzare, un conto è invece isolare, perché la nemica peggiore delle cure rispetto nei disturbi mentali è proprio questo, l'abbandono e l'isolamento, a volte anche da parte degli stessi familiari, che sono i primi ad espellere la persona che crea problemi. E purtroppo questo nella psichiatria lo stiamo vedendo, perché c'è un certo ritorno al passato, ci sono più strutture, sempre più richiesta di strutture residenziali, che sicuramente non sono la soluzione per i problemi, ripeto, complessissimi legati alla salute mentale. Con questo io mi fermo, per non rubare veramente, ci sarebbero tantissime cose da dire, ma non voglio rubare altro tempo perché la serata sarà lunga. Vi ringrazio e passo. Grazie, dottoressa Lucifora, grazie, grazie. Ha detto soltanto una parola, meriterebbe tanto, tante riflessioni, tanti spunti lei ci ha dato, ma soprattutto ci stanno aumentando nuovamente le strutture. Ma perché stanno aumentando le strutture? La famiglia quanto viene supportata? 24 ore su 24 sono molto lunghi, e quindi avere un supporto valido
sarebbe veramente molto, ma molto importante. E adesso do la parola al dottore Roberto Motta, psichiatra, che è sempre stato presente in tutte le occasioni, portando la sua cultura, la sua esperienza, la sua umanità nel suo luogo di lavoro. Grazie. E niente, io volevo ricordare ad Ada e agli altri, ai presenti, che tra i sostenitori abbiamo avuto anche un sostenitore prestigioso, cioè Vincenzo Consolo, che venne a Francavilla e parlò proprio della sua esperienza come, possiamo dirlo oramai, familiare di un soggetto che aveva questo problema, e fece una relazione bellissima. Quindi mi sembra giusto anche ricordare questo grandissimo scrittore, oltre che una persona eccezionale come essere. E io vorrei iniziare, vorrei dire due o tre cose senza perdere molto tempo. La prima cosa riguarda un libro che per caso sto leggendo, o meglio per caso, ho iniziato a leggerlo per motivi professionali, e appunto inizia con la storia di questa signora che viene chiusa all'età di 17 anni in un manicomio americano ad Hartford, un manicomio molto terribile, molto duro, e lei racconta questa esperienza. Racconta la sua discesa all'inferno, una cosa molto emozionante anche per me. E poi racconta anche come via via, soprattutto con il contatto con un terapeuta molto umano, lei lo dice, e riesce a recuperare. Insomma, è diventata una degli psichiatri più importanti degli Stati Uniti, insegnava sino a qualche tempo fa all'Università di Washington, e ha scritto tanti diversi libri, e ha scritto tra cui appunto dei libri sul disturbo borderline, ha inventato una terapia per il disturbo borderline di personalità. Questa si chiama Marsha Linehan, spero di averlo pronunciato bene. Ecco, ho fatto questo esordio per un motivo, per dirvi che non è che i confini della salute mentale noi li abbiamo proprio bene chiari e stabiliti, e che veramente le risorse, perché si è parlato stasera di risorse, sono veramente incredibili, sono sorprendenti, e che i soggetti che hanno questi disturbi hanno anche altre risorse. In certe cose sono veramente quasi più avanti, proiettati davanti a noi. Se noi leggiamo le poesie di Filippo, insomma, lui praticamente era più avanti della sua esistenza, no? Lui ha dato un senso alla sua esistenza prima ancora che questa si concludesse, tra virgolette. Questo è un primo punto per dirvi: lasciamoci veramente certe volte sorprendere dalla possibilità. Ma mi riferisco anche all'esperienza di Titti e dei suoi ragazzi. Sì, è teatro, io li ho visti diverse volte e veramente me ne sono rimasto, non colpito, sconvolto. Onestamente, se mi avessero detto come direttore, dice, sa, con questi ragazzi vorremmo fare questo, questo e questo, io sarei rimasto lì un po' perplesso, ma no, ma che fai, ma non mi sembra giusto, mi sembra troppo, forse è pericoloso, no? Invece si sono lanciati, cioè sono andati oltre e hanno ottenuto dei risultati, secondo me, veramente sconvolgenti. Non a caso dice sì, hanno meno bisogno della terapia, ma una parte della terapia è una parte di terapia che ha un valore funzionale, comportamentale, non serve a curare.
Quindi questo, e hanno fatto anche altre cose, non so se lo posso dire, perché questi ragazzi si occupano anche di altro, e sempre sorprendendomi. E allora questo secondo me è un punto su cui vi voglio lasciare, diciamo in termini anche positivi, nel senso che noi abbiamo a che fare con il disagio mentale, ma questo disagio mentale ha un mistero dentro di sé, non, perché raccoglie proprio un qualcosa che è un po' una proiezione nel tempo, non è solo un difetto. E quindi dobbiamo avere sempre l'umiltà di accostarci a questa malattia. E un'ultima cosa, perché voglio dire, che ci faccio qui, no? Come dice quella bellissima trasmissione, che ci faccio qui? Sì, io voglio molto bene Ada, mi interessa la salute mentale, ma capisco che per mantenere questa tensione nei confronti del problema della salute mentale c'è bisogno di alleanze, c'è bisogno di forza, perché purtroppo, ed è evidente in questi ultimi tempi, c'è stato veramente un crollo sì, teoricamente dovuto ai vari problemi, però di fatto un disinteresse si è accentuato nei confronti della salute mentale da parte della grande dirigenza, e sotto sotto riappare in una maniera certe volte spudorata il famoso stigma nei confronti della salute mentale da parte della stessa sanità. E allora se chi ne soffre, e che comunque chi ne è accanto, non è organizzato a far valere i propri diritti di genitore ma anche di malato, non si può andare avanti. E quindi questo è anche il motivo per cui sono qua. Grazie dottore Motta, lei offre sempre magnifici spunti. Far valere il proprio diritto in una società che spesso è molto velleitaria, ed è il diritto veramente, lo trova dove lo vuole trovare, ma spesso non lo trova per niente. E allora ben venga l'iniziativa privata, ben vengano i gruppi che potranno poi fare tanto, molto, ma molto di più di quello che potrebbero fare più in alto. Grazie ancora della sua presenza, grazie. E adesso passiamo alla seconda parte di questa importante manifestazione. E allora lascio la parola a Lina Lovecchio. Buonasera. Buonasera a tutti. Da qualche anno, insomma, siamo vicini ad Ada per la serata di premiazione. Ecco, iniziando con, come avete visto, ecco, quell'attesa, avete potuto capire la bella familiarità che c'è. Ecco, eravamo lì senza magari a chiederci quello come va e quella piantina, ecco, per farvi capire l'accoglienza e il modo di poter stare insieme da ovunque ci troviamo, se abbiamo il piacere di essere qui e perché in un certo qual senso condividiamo queste cose. Qui mi riferisco anche all'intervento di Tite, di questa associazione, se non erro, i giovani di Pirandello. Quindi io mi auguro veramente, da quello che possiamo avere l'opportunità, di poter assistere, perché condividiamo appieno il fatto che mi chiedo sempre chi sono le persone normali, non quelle, perché io la preoccupazione ce l'ho delle persone normali, perché lì è dove noi dobbiamo, ecco, focalizzare il punto. Bene, io ringrazio gli interventi che ci sono stati ad inizio, ma soprattutto il mio ringraziamento lo voglio dare ad Ada, che mi auguro sia adesso più calma e più serena. Ha trascorso veramente la settimana così piena di ansia, ma noi diciamo: ascoltami Ada, siamo in una famiglia, devi stare tranquilla, tu dai te stessa, sì te stessa, e andrà tutto bene. Quindi questo è. Poi accanto con chi abbiamo la dirigente carissima Giovanna Campagna, ci conosciamo da tantissimo, da una vita, quindi so come lavora, come ha lavorato. Tante personalità sono qua.
ho con piacere ho il mio attuale dirigente che è qui con noi, il professore William D'Arrigo, l'altro dirigente, il professor Mario Rapisarda, che ha diretto l'Istituto Comprensivo Sempre di Giardini, quindi un po' accomunati dagli stessi ideali, da qualcosa che condividiamo e che vogliamo portare avanti e che portiamo avanti nelle scuole, indipendentemente da quel che si dica, per il fatto che ha detto poc'anzi, perché non c'è effettivamente una materia che è educazione all'emotività e dovrebbe esistere veramente. Però io dico sempre, se abbiamo a capo qualcuno che ci indirizza su questa strada, io credo che noi docenti siamo i primi ad avere questo impatto con i nostri ragazzi e abbiamo una grande responsabilità quando il pensiero primo è quello a volte di una valutazione numerica che non c'entra niente, a volte io lo dico, quanto invece quella di aver valutato l'emotività. E cosa un ragazzo a volte vuole dire anche attraverso uno scarabocchio, attraverso un'immagine, attraverso una frase, una parola che dice. Quindi questa è una cosa che noi abbiamo portato avanti, che io ho portato avanti e continuo a farlo, e dove questo avviene i risultati li vediamo. Bene, dobbiamo entrare realmente nella 20ª edizione di questo premio concorso diaristico La Lanterna, ed è qui che entriamo proprio in quello che è il tema della serata. Diari bellissimi, abbiamo letto e riletto, una giuria qualificata che io saluto e ringrazio veramente per la presenza costante annuale, e abbiamo il ringraziamento alla dottoressa Agnese Calabrò. Brava. Alla professoressa Maria Lilia Papa. Ci conosciamo da qualche annetto, dai tempi nostri scolastici. Poi ringraziamo, perché per motivi di salute non sono potuti essere con noi, il presidente Angelo Manitta e la dottoressa Enza Conti. Facciamo a loro anche un applauso, che hanno lavorato tantissimo per giungere a questo verdetto, e quindi stasera conosceremo i protagonisti di queste belle pagine di vita vissuta, e che hanno veramente dato un po' l'input per tutto quello che è stato detto adesso. Allora iniziamo questa seconda parte. Ogni volta si andava con i terzi, secondi, eccetera. Qui invece iniziamo direttamente dal primo. Ogni tanto gli ultimi sono i primi, no? Come premiazione finale. E cominciamo con... Sì, sì. Allora, io inizio con il primo classificato, che la chiamo vicino, ma prima di fare questo nome, stasera funge da presidente della giuria la nostra professoressa Maria Lilia Papa, a cui io immediatamente do il microfono per, ecco così, un sunto di quello che è stato quest'anno di premiazione. Inconsciamente la collega d'infanzia e amica ha capito che io sono fortemente emotiva e mi stava togliendo la parola, invece poi si è pentita. Purtroppo mi dovrete ascoltare per qualche secondo. Insieme alla dottoressa Agnese, al professor Manitta e alla giornalista Enza Conti, noi siamo i magnifici quattro che leggono una certa discreta montagna di libri ogni anno. Partiamo all'inizio con un gruppetto, poi Ada comincia a caricarci, arriviamo a maggio, abbiamo 15-30 libri ancora da leggere, le notti passano insonni, però piacevolmente devo dire. Io stasera penso di dire la stessa cosa anche per Agnese, sono immensamente felice perché vedrò fra poco le facce delle persone che ho imparato a conoscere durante le mie notti di maggio e aprile, e alcune di queste persone desideravo veramente tantissimo incontrarle, perché hanno lasciato una traccia incredibile in noi. E noi non siamo esperti in malattie mentali, abbiamo semplicemente una grande passione per la lettura, e il nostro compito non è quello di valutare opere letterarie. Ce ne sono anche che ce l'hanno questo valore, ma tantissimi diari o tanti racconti che sono comunque forme di autobiografie e diari raccontano il vissuto di tante persone, e ogni volta noi ci spostiamo nel tempo e anche nello spazio, ed è un viaggio bellissimo che facciamo ciascuna volta, perché questo tipo di
concorso consente di raccogliere testimonianze personali straordinarie, dall'anziano che arriva in pensione e che comincia a raccontare la sua vita perché ha voglia di lasciare una traccia, a chi ha vissuto un'esperienza traumatica di un incidente che ha stravolto completamente la sua vita, che però ha avuto la fortuna di trovare degli angeli nei dottori, nelle persone che si sono prese cura di loro, o chi ha la depressione, il tema di cui si parla tanto, e che però in qualche modo a tentoni, con una grande fatica, è riuscita a farcela. E abbiamo conosciuto in questi anni di queste persone che ce l'hanno fatta e che attraverso il diario ci hanno raccontato questo cammino faticosissimo per rivedere veramente la vita senza le nebbie. Non so, sono stata a Campostella più volte, non so se questa sera, ecco, mi pare di aver capito qualcosa, e mi sono innamorata di quell'esperienza e vorrei avere le gambe buone per andarci anch'io a Campostella. Cioè, ogni volta io parto, personalmente parto, e vorrei accompagnare quelle persone e conoscerle per farvi capire l'impatto che lo scrivere qualcosa di estremamente personale, autentico, può avere sugli altri. Non solo su lettori come noi che siamo parte di una giuria, ma su chiunque poi capita possa leggere quella testimonianza. Quanto è incoraggiante, quanto può essere bello riconoscersi in un altro che qualche parola magica per me, l'altro che continua a restare nella mente. Ci sono esperienze che non posso raccontarvi come sensazione emotiva. Vorrei che tanti facessero parte di questa giuria. Io ringrazio Ada infinitamente per avermi dato l'opportunità di far parte di questo gruppo bello e di allargare la mia esperienza umana. Grazie a tutti per essere qui. Grazie Maria, grazie tante. E adesso io invito a Patrizia Pipino di Palmi. Accogliamola con un applauso. Prima classificata per questa 20ª edizione. Per primo, secondo e terzo c'è la motivazione. Adesso lo diciamo mentre leggiamo la motivazione. Il testo, La mia vita oltre il cancro, è la storia vissuta di Patrizia Pipino e il rapporto conflitto con il mostro che ha la capacità di colpire il corpo e la mente. È una narrazione che toglie il velo su quei tanti momenti vissuti nell'angoscia totale, nella lotta tra lei e quel male che silenzioso era entrato nella sua vita. È un diario forte, intenso, con velature di scoraggiamenti, di lotte nascoste, di speranze. L'autrice narra la strada tortuosa che ha dovuto percorrere per uscire da quel tunnel che la stava imprigionando, soprattutto sotto l'aspetto emotivo e psicologico. Nel suo diario c'è la descrizione di un mondo visto con occhi diversi, come le onde del mare, lo sguardo di coloro che stavano vivendo la stessa esperienza, la ribellione interiore, il sapore delle lacrime ed il rapporto con i medici. Tra speranza e voglia di combattere il nemico, l'autrice lancia un invito a quei tanti che si trovano ad affrontare il grande nemico, perché importante è non arrendersi. Bisogna proseguire il viaggio con il sorriso sulle labbra, perché oltre le nubi c'è il sereno. È un diario scritto con il cuore che va letto oltre la narrazione, in quanto nel dramma vissuto dalla Pipino c'è la verità interiore di tutti coloro che hanno vissuto ma che vivono la stessa esperienza. Questa è la motivazione di Enza Conte della giuria. Do subito la parola e poi accanto ad Ada inviterò il primo cittadino, il sindaco di Motta, insieme. E consegneranno il premio. Io, prego. Prima di tutto volevo ringraziare tutti, volevo ringraziare la signora Ada, la giuria, e sono emozionatissima e sono onoratissima di essere qui presente. Ho letto la storia di Filippo quando ho mandato il mio libro. Io ho letto la storia di Filippo e mi sono, diciamo, la mia malattia ha pure a che fare, secondo me, qualcosa è legata a una storia psicologica, perché tante volte i malati oncologici sono lasciati da soli
e io avevo delle amiche che uscivano con me e mi sono ritrovata senza, per poi avere la mia più cara amica, che tra l'altro è qui presente, è presente nel mio libro, presente nella mia vita, però mi sono ritrovata con una sola amica da tutte le amiche che avevo, quindi la disperazione ha fatto parte pure della mia vita, nella mia malattia. Io con questo libro ho voluto dare la speranza che si va oltre questa cosa brutta. Io ho avuto due cancri, un al seno e poi nei controlli del cancro al seno è uscito fuori il cancro al colon. E ho avuto la resezione del colon, era un OT4 e ancora oggi quando mi ha telefonato la signora Ada ho detto che non sapevo pure se potevo essere presente perché sto facendo dei controlli e quindi ho delle capitazioni varie al surrene, però sono qui, sono venuta e sono felicissima di essere qui, di ricevere questo premio. Ogni volta per me ho ricevuto tanti premi, diciamo, e ogni volta è una grandissima emozione, perché vuol dire che questo libro che io ho scritto, non essendo una scrittrice, è andato oltre davvero e ha colpito i cuori delle persone, ecco, questo è importante per me. Grazie, grazie Patrizia. E su questo ci emozioniamo tutti, ma la capacità di andare e vedere il sereno oltre le nubi è fondamentale. Ecco, questo è quello che la giuria proprio ci tiene a sottolineare. Il primo cittadino di Motta, assieme al presidente della Lanterna, consegnano questo primo premio in questa 20ª edizione del premio diaristico La Lanterna Bianca. Patrizia Pipino. Secondo classificato da Foggia, Maggiolino Charlie Luciano, con Asmara, Isola dei Conigli. Facciamo un applauso. Beh, al largo di queste Isole di Lampedusa, su questa isola dei conigli c'è tanto, ci sono anche degli aneddoti. C'è stato, qualcuno dice soltanto che c'è stato un po' di una defaianza, no, nella traduzione, perché inizialmente era Rabat con una B, per cui dall'arabo era un po' questa convergenza, questa unione fra la costa e l'isola, ma nella traduzione andò quel rabbit, quindi ormai ha prevalso ormai l'inglese, e quindi ecco questa nostra isola dei conigli, dove anche c'è un altro bel ricordo, c'era una famosa villa di Domenico Modugno, dove andava lì a vedere che c'era proprio, chiamava quelle acque la piscina degli dèi. Ma in questo testo c'è un'altra motivazione. In Asmara, Isola dei Conigli, di Charlie Luciano Maggiolini, questo diario lungo meno di 10 mesi, l'autore ci fa conoscere un altrove e ci fa divenire testimoni della speranza di un giovane eritreo, simbolo di tanti giovani che vivono in paesi lontani dove lottano per le guerre, dove ci sono condizioni economiche e sociali insostenibili. Le giornate descritte diventano concitate, la famiglia agiata del ragazzo finisce in un vortice che risucchia tutto e sconvolge tutto. Insieme ripercorriamo a lui alcune delle terribili tappe tipiche di chi è costretto ad allontanarsi dall'Africa, da quelle ingiustizie e dalla mancanza di futuro. L'Europa diventa il sogno, la speranza, malgrado le prove difficilissime da affrontare. Il 3 ottobre 2013, proprio davanti all'Isola dei Conigli, tutto si capovolge. Insieme alle persone annegate, ai bambini, alle loro madri, approda anche la nostra capacità di dare sostegno e solidarietà a chi vive in condizioni estreme. Ecco, questo è un po' il sunto e la motivazione della giuria. Ma io subito a Charlie Luciano do la parola. Ringrazio ovviamente
la giuria e la possibilità che ho avuto di poter partecipare a questo concorso. Sono legato a questo concorso soprattutto a non dovevo essere qui, ho avuto problemi. Facciamo invece un applauso, ho capito, no? Ecco, siamo qui, tranquillo. Sei qua, c'è un motivo. Quindi ho dovuto lasciare un po' la situazione che vivo a casa, non felice. Però mi rendo conto che bisogna lottare nelle cose. Mi rendo conto anche che la possibilità di stare qui mi fortifica e mi dà più forza, più coraggio di affrontare quello che è la vita. Grazie, grazie, grazie. Sei qua, sei tu che dai a noi qualcosa da cui imparare, questo è importante. Quindi se sei qui, noi ti siamo veramente, facciamo cornice attorno a te, a tanti quanti come te lottano per questa speranza, e l'auguriamo con tutto il cuore, veramente la speranza di questo futuro migliore, rendendo migliore l'oggi, ecco, sicuramente sarà migliore il domani. Grazie. Allora adesso chiamo il sindaco di Francavilla, che unitamente ad Ada e alla dottoressa, ecco, è bello questa cornice un po' di queste figure che consegnano il premio secondo classificato con Asmara Isola dei Conigli, questo tragitto a Maggiolino Charlie Luciano. E passiamo al terzo classificato, c'è un ex aequo, quindi sono in due per questo terzo posto. Io invito entrambi ad avvicinarsi al microfono e intendo parlare di Elena Senia di Graniti con A Cuore Aperto. Eccola, grazie. E ad Angelo Pirri di Francavilla di Sicilia. Allora, la motivazione per quanto riguarda A Cuore Aperto di Elena Senia. Attraverso le vicende di Bianca e dei suoi cambiamenti, Elena Senia, nel suo cuore aperto, ama offrirci un percorso di vita in cui l'incoscienza prende per mano la fiducia nell'altro. Non sempre sembra voglia raccomandarci le certezze consuete e apprezzate dalla maggior parte di noi hanno come meta la felicità, la realizzazione di sé. Ma avere il coraggio di cambiare, dare amore sperando di riceverne, può essere anche la ricetta per scoprire meglio noi stessi e anche una vita più completa. Mentre Angelo Pirri con Shavalatukhi, ecco qui, allora, vabbè, ok, perché c'è tutto rafforzato, quindi ho detto, dico, quindi Shavalatukhi, l'opera di Arista Shavalatukhi, Francavilla di Sicilia, Riflessi del passato di Angelo Pirri, si caratterizza per la narrazione coinvolgente e cura lessicale. L'autore, partendo dalla sfera personale, recupera un passato ricco di tradizioni, usi e storia locale. Si tratta di tre peculiarità che, attraverso il linguaggio arricchito dalla musicalità di vocaboli dialettali, danno l'opportunità di scoprire un mondo di cui man mano si sta perdendo la memoria. Le storie emergono dal passato e vivono con la voce dei ricordi, perché il ricordo è quel logos silenzioso senza il quale la vita sarebbe incolore.
Le pagine del libro hanno un valore inestimabile, in quanto l'autore si sofferma su episodi e personaggi, lasciando emergere sentimenti, stili di vita, sottomissioni sociologici, figure pittoresche come il banditore, mestieri scomparsi, antiche usanze, voglia di conquiste e desiderio di modernità. Tante storie e curiosità descritte con un'attenta analisi storica. Difatti, Angelo Pirri è un vero osservatore dei grandi cambiamenti sociali che hanno interessato anche il suo paese e i suoi abitanti. Sono pagine di vita, un omaggio alla memoria che attraverso la forza della parola scritta si consegna alle nuove generazioni. Allora, a Elena e anche ad Angelo la parola. Prego. Sì. Allora, io volevo ringraziare per questa opportunità. Non conoscevo La Lanterna Bianca ed è un onore per me essere qui. È una storia ed emozionante, diciamo, commossa ascoltandola. Mi ha colpito soprattutto il... chi ne parlava, il fatto di scrivere quando per sfogarsi, diciamo, ed è quello che faccio io. No. Ed è più facile per me farlo quando sono triste, e quindi mi ricollego a questa cosa. Grazie, grazie Elena. A te consegna il premio il primo cittadino di Motta, e con lui salutiamo anche il primo cittadino di Graniti, che per motivi di salute non è potuto essere qua, sarebbe stato anche lui assieme a farti questa consegna, quindi salutiamo anche l'onorevole Carmelo Lamonte. E quindi il sindaco Blancato consegna, e naturalmente guarda, c'hai anche una parte della giuria, la dottoressa Pina Calabrò, che è lì vicino ed è anche bello, è di Graniti, e quindi è un piacere che siete insieme. Prego, la parola ad Angelo. Io voglio aggiungere una breve riflessione. Io, pur essendo di Francavilla, quindi a pochi chilometri da Midoggio o da Motta, io vi devo confessare che sconoscevo questa bellissima realtà, che trae spunto da eventi tragici, però ho visto che è una famiglia, tratta dei temi importantissimi per la società, che magari qualche segmento della stessa società trascura, mentre è un problema importantissimo. Per cui io stasera quasi quasi mi sento in imbarazzo, anche perché le tematiche di cui ho tratto nel libro non sono pertinenti con questa manifestazione, e mentre ero lì che vi ascoltavo quasi quasi mi vergognavo, perché io nel mio libro tratto di eventi magari comici, eventi allegri, eventi, e quindi a confronto con questa realtà ho avuto un momento di... Mi sembravo di essere un intruso qua. Assolutamente no, perché ha ascoltato bene l'intervento di Titti, no? Sì. La prima cosa che ha detto, ha parlato di allegria. Noi quando parliamo di queste cose, guai a noi se parlassimo di pianti, eccetera. È una vita che continua a modo nostro, come concepiamo la morte, ecco, o meno c'è, è un'altra vita. Se qui c'è una morte, c'è una vita che nasce, una vita che nasce, una vita di allegria. E quelle parole che usa nel testo fanno parte della vita, di una vita che deve essere anzi ricordata alle nuove generazioni. Quindi ha fatto bene. Grazie, mi ha fatto piacere, e poi vi ringrazio per aver vagliato bene il mio lavoro. Grazie a tutti, e soprattutto grazie di cuore per aver conosciuto la signora Ada, una persona meravigliosa. Io non la conoscevo, però mano a mano, in questi mesi con cui ho avuto un piccolissimo rapporto, ho visto che è una figura eccezionale. Quindi grazie del tutto. Eccezionale veramente, quindi non poteva non consegnare il primo cittadino di Francavilla, il dottor Pulizzi, è giusto che consegni il premio. Grazie. E io vorrei accanto anche Ada, perché è la testimonianza, ecco, che lui tiene tantissimo alla figura di Ada, ed è un onore. Scusate, solo un secondo, scusate, c'è una Passat grigia che sta bloccando la strada. Chi ha una Passat grigia?
o un Audi forse, una macchina qua giù. Allora consegniamo ad Angelo Pirri, terzo classificato assieme ad Elena Senia. Quarto classificato, Armando Pirolli, con... Ah, ok. Va bene, il testo era così, andiamo magari più velocemente perché chi è qui è giusto che faccia il suo intervento, però è giusto che voi conosciate. A ottobre non sempre cadono le foglie, un racconto nuovo di una vita che reagisce con la penna all'improvvisa tempesta che lo assale e in un particolare periodo della sua esistenza. Quindi è stato un po', diciamo, alla fine, lui dice che non è difficile nella vita essere vincenti, perché molti si scoraggiano, tutti si può essere vincenti, basta crederci. Bravo. Bene, allora consegniamo... Prego, allora, sì, prego, prego. Allora, buonasera a tutti i presenti e a voi pregevole giuria. Il mio più sincero e riconoscente grazie. Un pensiero, un abbraccio particolare alla presidente dell'associazione La Lanterna, la signora Ada Nunzia De Cola. Un premio letterario che nasce e continua negli anni per fare memoria di una persona e un segno di un amore speciale infinito che non rispetterà mai le ragioni e l'oblio del tempo. Quotidianamente nelle funzioni del mio lavoro, lui fa l'infermiere, incontro tanti genitori e tante mamme, incrocio il loro sguardo dove leggo tanto smarrimento e tanta paura. A queste mamme ho dato l'appellativo di capitane coraggiose. Coraggiose perché nella drammaticità dei problemi dei propri cari trovano la forza per lottare e infondere forza e speranza ai loro congiunti che spesso non riconoscono e non accettano con parsimonia l'idea di essere curati e che nella realtà, per quanto mi riguarda, equivale ad ascoltare, a parlare e cercare di far capire che un problema può diventare più leggero e sopportabile nel momento in cui si trova il coraggio di riuscire a condividerlo. Attraverso la voce dell'autrice Patrizia Pipino invito tutti ad aiutare tutti, specialmente i giovani che al momento sono la parte più fragile e vulnerabile di questa società, sempre più malata e priva di valori positivi di riferimento. Non neghiamo mai una mano ed un sorriso a chi ci appare triste e chiuso in se stesso. Quella mano e quel sorriso alcune volte può fare la differenza. Filippo Maria vive in ognuno di noi. Buona vita a tutti. Armando Pirolli. Grazie, grazie Armando. E invito il dottor Roberto Motta per la consegna di questo premio che arriva nella provincia di Caserta e che viene consegnato a Nando Pirolli. Quinto classificato, Maria Pia Costantino, viene da Roma con Anima Luna. Grazie a tutti, in particolare a mamma Ada. Il mio lavoro è dedicato a mio figlio che, come Filippo, vive nel mondo dello spirito da 17 anni. È il mio terzo lavoro. Domani sarebbe stato il compleanno terreno di mio figlio. Te lo dedico, amore mio. Ci rivedremo. Grazie Marianna, uno scritto a questo figlio scomparso, uno scritto dopo 14 anni, un legame, lei dice che non si interrompe mai con quell'evento che noi chiamiamo morte, nessuno e niente
possono separare una madre ed un figlio. Quindi lei, durante la sua esperienza, prima di dedicarsi a questo, ha vissuto tanti momenti, momenti di rabbia, momenti forse anche di umiliazione, perché no, perché si è sentita un po' tradita in certi versi, però gli eventi a cui nessuno sa rispondere, gli eventi e quello che succede nella vita, il credere in qualcosa che c'è al di là, ecco, ci porta a realizzare qualcosa anche contro la nostra voglia, ma che alla fine ci fa capire che questo legame esiste e che hanno bisogno di sorrisi, hanno bisogno di gioia, hanno bisogno che noi ci crediamo. Assolutamente. Okay. Il problema è che i genitori si sentono soli, perché dal dolore scappano tutti. Questa è una realtà, si rimane soli, ma arrivano nuovi amici. La vita continua in altra forma, come per loro. Loro continuano a esistere in altra forma. Cioè, manca il loro involucro fisico, mancano a livello proprio di fisicità, non possiamo abbracciarli, questo è devastante, ma io nel mio libro lo spiego, sono vicini in altra forma, bisogna cominciare a pensarli in altra forma e allora si sentono, lo garantisco. Sicuramente, ed è questo quello che ha scelto come inizio. Coloro che amiamo non muoiono mai, solamente partono prima di noi. Grazie. E allora, sì, voleva dire qualcosa? È una frase di Chico Xavier, il famoso. Perfetto. Bene, noi vogliamo la nostra presidente Maria, assieme ad Agnese e assieme ad Ada, insieme a consegnare questo premio a Marianna Costa, Anima Luna. Volevo dire i due nomi, perché Marianna Costa è il mio alias letterario. Sembriamo due persone, ma sono io. Sì. Grazie mille, è un onore. Sesto classificato, Grazia Dottore, con La rinascita di Roberta. Buonasera a tutti. Buonasera. Delicatamente la rappresento. Sì. Il mio è un felice ritorno, perché sono 4 anni che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere mamma Ada, che è una persona stupenda, eccezionale, per quello che fa, per tutti coloro che necessitano di anche una sola parola di conforto. Ed è vero, il suo telefono ogni volta che chiamo è sempre occupato, è sempre in continuo contatto con gli altri. Io ho partecipato la prima volta con un mio libro, che è la storia di mia figlia Roberta, che ha avuto un incidente a 22 anni ed è rinata sulla carrozzina, perdendo l'uso delle gambe. E mi riallaccio al discorso della signora: tutto è possibile, basta volerlo, questo è il motto di mia figlia. Bisogna dare, crearsi nuovi stimoli per continuare ad abbattere quelle barriere fisiche e mentali che l'uomo del 2020, ancora del 2021, ci mette davanti. E in me la voglia di scrivere è stata una forma di catarsi, di rinascere anche da parte mia, con l'aiuto di mia figlia, che non me la fa vedere più in carrozzina, ma forse noi siamo quelli poco dotati, mentre loro sono quelli molto dotati. Grazie. E volevo solo ricordare che è stata anche protagonista di questo wheelchair dance che abbiamo visto sul canale di Mediaset all'interno di una nota trasmissione televisiva. Lo scrive lei anche in queste pagine di diario, ha partecipato alle Iene, è stata anche ospite di Milly Carlucci
perché è anche il ballo in carrozzina nella vita in diretta, se non erro, quindi questo è anche il motivo per il quale noi dobbiamo prendere spunto ogni qualvolta, anche da una piccola cosa che abbiamo, facciamo un dramma. Ci arrabbiamo per niente. Loro hanno di fronte un mondo che non ha le sbarre, ma di più. Una prigione. E invece qualcuno riesce e come fa mamma Ada, come la chiamo io, sì, lei dà quella parola di conforto per coloro che ne richiedono l'aiuto. Non posso dimenticare una ragazza tetraplegica dalla nascita, chiusa nel suo mondo, nella sua stanza, oggi grazie a Roberta si esibisce su un palco. E dice sempre a tutti, la vita è una ed irrepetibile e va goduta e vissuta totalmente giorno dopo giorno, e non bisogna mai e poi mai sopravvivere, apprezzando ciò che si ha, provando a renderlo sempre migliore. Quindi grazie, e a questo punto io vorrei, Ada e l'amica, la nostra professoressa Campagna, per la consegna di questo premio. Sì, mentre fanno così la foto, i ringraziamenti vanno sempre alla presidente Ada, perché il primo esempio, per chi insomma non la conosce, nasce da lei, che non si è mai tirata indietro dopo che ha subito questa grave perdita del figlio in una maniera molto molto diversa, molto particolare, e quindi è lì ad aiutare, non si è abbattuta, ed è bello bussare alla sua porta, trovarla aperta e trovare quello spiraglio di speranza per dire ce la possiamo fare. Ecco, ma l'hanno detto tutti, Filippo è qui, non c'è fisicamente, ma c'è, io lo vedo dappertutto, in tutto il mondo ormai, Australia, Brasile, la Danimarca, il nord, diciamo, in tutti i posti del mondo parlano di Filippo, è una preghiera, gli arriva. E questo è importante. Grazie mamma Ada, ormai è questo ed è importante. E io e su questo il grazie non lo dico a te, ma a tutti gli altri componenti della tua famiglia. Massimiliano, ti chiamo anche Tanio, perché ho scoperto, visto che ti amava così, quindi Tanio e Donatella, grazie, perché il fratello e la cognata che sono veramente l'altra anima della manifestazione del premio. E adesso siamo ai premi speciali. E visto che parlava che Filippo ormai va oltre oceano, abbiamo anche questo premio speciale a Carmelina Blancato, che vive in Australia. Ma c'è Maria Boncordo che è qui per ritirare il premio con Uomo di coraggio, due cuori ed una vita. Quindi Boncordo ritira per Carmelina Blancato, quindi Filippo è in Australia. Chi è che viene adesso con me? Io e poi? No. Sì, assieme al primo cittadino di Motta, perché ogni volta Ada mi dice, quindi questo è un motivo, signor sindaco, che ti faccio fare così, è un po' di allenamento, è importante. Io magari sì, un saluto. Sì. Un saluto e una parola per Carmelina. Carmelina, nonostante essere immigrata da proprio qui, Motta Camastra, in Australia, più di 60 anni fa, e nutre un grande amore per le sue origini, che anche in Australia fa conoscere attraverso le sue attività culturali, il suo impegno nel sociale e anche le sue numerose opere letterarie. E io qui oggi ritiro questo bel premio per Carmelina, che per le restrizioni di viaggio e purtroppo per la sua fragilità di salute
oggi non puoi essere qui per ringraziarvi per averla considerata e apprezzata il suo lavoro. Da parte di Carmelina, so dire thank you so much. Grazie, grazie a voi. Il signor sindaco, che invito a sedersi qua, perché mi sa, sì sì, poi dopo la consegna, così ce l'abbiamo qua vicino. Grazie, ancora un applauso per questo premio che oltrepassa l'oceano e che arriva in Australia. Ciao Carmelina, ti voglio bene. Sì, perché le riprese arrivano anche lì, quindi questo è anche il bello, che questo premio viene molto molto desiderato. È giusto? Sì, c'è la sorpresa. Come si chiama? Carmelina Blancato. Sicuramente siamo pure parenti. Sicuro? Io sicuramente mi ricordo, non sono decisamente presente, perché dico sono giovane rispetto a lei. Comunque voglio volgere a lei un saluto caloroso da primo cittadino, a lei e a tutti i nostri compaesani che sono in Australia. Grazie Carmelina di averti ricordato della Sicilia e del tuo paese, grazie. E grazie al sindaco Carmelo Blancato, quindi sicuramente c'è della parentela. Bene, adesso premio speciale a Maya Tripolone. Parlavo con le stelle. C'è Righi Donatella alla delega al... E vorrei qui accanto lo sponsor, la gioielleria Catalano di Francavilla di Sicilia, perché è qui, perché viene consegnato questo premio, che questo orologio. Non so se c'è presente qualcuno che rappresenti la gioielleria. Beh, nel caso Tiziana. Direttamente. Tiziana, ci sei? Beh, Tiziana non c'è nemmeno. Ah, ok, allora ecco, non sapevamo, forse non eravamo a conoscenza. Allora Agnese. Basta, ok. Allora c'è stato problemi familiari, quindi ringraziamo la gioielleria Catalano di Francavilla. E auguri di pronta guarigione al figlio, che è reduce da un brutto incidente stradale. Parlavo con le stelle, questo studio degli astri, un uscire ed entrare nell'abisso, dove gioie, dolori, rivincite, fallimenti, e, insomma, questo è quello che troviamo in queste pagine di diario. Se fosse stato qua avremmo chiesto oggi chi è Maya, perché lei ha fatto proprio, l'ha eliminata quella Maya. C'è l'altra che è ricca di allegria, di speranza. Grazie Donatella. Grazie mille. Premio speciale a Mario De Cubellis. Un'esistenza in bilico a mille all'ora. Sì. Prego Mario. E niente, io non conoscevo la storia di Filippo, però mi sono ritrovato, perché non so se avete letto sicuramente il mio diario, un po', è nato un po' per caso, o dovrei dire a cazzo, che è la parola che si ripete più volte nelle storie. Però come Filippo, anche io tanto tempo fa ho amato e ho anche perso. E questo diario, oltre a farmi vincere un premio, anche perché è la prima cosa seria, diciamo, che ho scritto da una vita, ma non mi ero mai applicato così. Diciamo che grazie anche a voi, quindi a Filippo, ho ricominciato ad amare qualsiasi cosa, la vita, una donna magari, quindi è anche grazie a voi. Ascolta Mario, c'è una parte, ecco, perché chi legge, ecco, ci si diverte tantissimo, perché veramente si legge, sì, ci si diverte, perché rappresenti la gioventù, è questo, è quello, quindi tutto quello che c'è scritto. Mi piace quando è scritto in un angolino,
Ecco, perché ci sorridi anche su quello che sarà il dopo la morte. Alla fine fai, beh, in attesa del trapasso me la spasso. Ecco, questa è stata, cioè lui l'ha presa con, ed è stato simpatico e carino in questo. Inoltre tutto quel colore che c'è. E poi mi è piaciuto perché alla fine tu dici, insomma, io ho fatto al contrario, dico, allora, perché non credi che puoi trovare ciò che cerchi? Perché tu fai al contrario, dici. Io invece ti dico, perché non ci devi credere che troverai quel che cerchi? Perché sei così? Cioè, potrai trovarlo sicuramente. Ma infatti si trova anche per caso. Quello che c'è, abbi fiducia. Quindi vai, quindi questo diario senza senso con un po' di tutto è veramente un bel regalo che la giuria ha voluto proprio darti questo premio speciale proprio per tutto questo contenuto. Grazie, grazie. La nostra professoressa Giovanna Campagna è stato dirigente nel comune di Letoianni. Un comune in cui è stato dirigente anche il nostro, prima di Giardini, il nostro dirigente professor Mario Rapisarda. Sì. Grazie Mario. E ancora premio speciale ad Angela Cortellessa. Angela Cortellessa con... la valigia, però non è lei. Allora, chi viene? Ritira la cognata, che si chiama? Rosanna De Luca. Bene, allora, cosa diciamo? Lo faccio così, un breve sunto, perché è quello. È figlia di un figlio del Novecento, che racconta la storia. Racconta la storia vissuta, la storia del fascismo, la storia delle illusioni, la storia della prigionia e la storia di quella valigia che teneva tanto quando sono arrivati quei tedeschi per prenderli e trasportarli con questo camion lontano, ci teneva molto a prenderla, ma all'improvviso viene gettata via, si apre e la cosa, ecco, che lei focalizza è quel diario. Il diario che una volta era quel quaderno con la foderina nera, il diario dove c'era scritto tutto e dove lei dice in quel momento mi sento mancare quella valigia piena di sogni, piena di poesie. Quindi grazie ad Angela Cortellessa e questo premio, proprio invito il preside Rapisarda Mario per la consegna di questo premio che arriverà a Mignano Montelungo. E non è il primo che arriva a Mignano Montelungo, ma il terzo. Bene. Che il marito ha scritto sempre sul padre un diario, ma il diario di guerra. Perfetto. Che la sua prigionia a Mimingen. Ci siamo, insomma, perfetto. Nome, benissimo. Prego, così facciamo consegnare il premio al... preside Mario Rapisarda. Grazie, grazie, ci sentiamo dopo per qualche così intervento. Adesso abbiamo De Cicco, Dario e Diego con Cuori Gemelli, ma abbiamo nonna Pina a ritirare questo premio. Poi vedremo, insomma, nonna Pina la vedremo ancora con noi. Perché questo premio a questo diario bellissimo? Questi due gemelli, Dario e Diego, cosa fanno? Intanto molto viziati dalla nonna, perché da piccolini, insomma, con sta liquirizia, di nascosto, non volevano, insomma, la nonna, quindi erano golosi di liquirizia. Quindi già a 6 mesi, credo che nonna, dico, ricordo bene, faceva assaggiare. Allora, un legame d'amore... difficile da spiegare, unico insieme di due elementi. Desiderano farci conoscere il loro legame d'amore e sperano di poter scrivere le pagine di diario di quando ancora saranno più grandi. Se già da piccoli così riescono a parlare d'amore,
Io credo, ecco, che questo è il vero senso della famiglia. A nonna Pina la parola. Allora, siamo due gemelli di 7 anni. Loro mi vedono scrivere, perché io mi diletto a scrivere poesie, e quindi mi hanno chiesto, ma nonna, cosa stai scrivendo? Ho detto, nonna, scrive un diario, perché ho concluso la mia attività scolastica con quota 100, quando sono andata in pensione, e ho voluto lasciare un segno, una traccia. Allora loro mi fanno, ma nonna, anche noi vorremmo scrivere qualcosa, lo possiamo fare? Come si fa? Ho detto, beh, buttate giù le vostre idee, poi li riguardiamo insieme. E allora si sono messi a lavorare e loro si raccontavano a vicenda, si ricordavano l'uno con l'altro alcune esperienze di vita, anche quando ancora erano nella pancia e uno dei due stava per, purtroppo mia figlia stava per abortire. E sono molto legati, e quando uno dei due si allontana, appena vede l'altro lo bacia sulla testa, sul viso, quindi, cioè, è una cosa che mi colpisce, perché l'esperienza dei gemelli nella nostra famiglia non c'era mai. La cosa ha colpito tanto, perché anch'io ho l'esperienza dei gemelli in famiglia, però quello che mi ha colpito di loro era che inizialmente l'uno non dormiva perché doveva fare veglia all'altro. C'è una cosa pazzesca, cioè leggendo dice no, facevamo a cambio, l'altro dormiva e io lo vegliavo, e poi e viceversa. Dico, guardate un po' che bel rapporto che c'è in questi gemelli. Bene, il primo cittadino di Francavilla vuole consegnare il premio a Dario e Diego con cuori gemelli. Bene, intanto io a coloro i quali non ci sono, io magari li menziono, abbiamo detto così, vero Ada? Perché li ringraziamo con un applauso, che sono Laurier Marcus Tullius, che è in Brasile. Voi sapete che problemi di pandemia non le hanno permesso di essere qui, e quindi, ed è un medico che sta dando manforte, tantissima l'anima. L'abbiamo avuto qui qualche annetto fa e veramente lo ricordiamo con affetto per tutto quello che fa. Inoltre ringraziamo Fabio Pisani di Roma, che anche lui ha scritto Covid-19, un racconto. A Ilaria Spes di Guanzate, siamo nella provincia di Como, con Diario di un'eclisse. E poi da Londra Shaheda Kandolkar con Il civico 36. Quindi grazie anche a loro, perché sarà l'associazione stessa a fare arrivare il premio. Bene, segnalazione di merito anche per Pietro Giorgi di Castelnuovo Magra. Un testo, ecco, simpaticissimo, un testo che ci fa riflettere. Io lo vedo già, ecco, là si vede la grande persona che ama viaggiare, perché il testo è Il cammino di Gerusalemme per anziani non accompagnati. E quindi pensate un po' cosa succede, no? Là dentro abbiamo letto di tutto, dalle statistiche, insomma, dall'erario, insomma, le somme. No, insomma, il problema è anziani non accompagnati, poveri. Il contrario del consumismo. Allora, alla fine dice, come viaggiare da soli, spese a parte, quindi questa è la domanda. L'altra, mi piace che quando conclude dice, lì in quell'aeroporto e così via, beh, passerò la notte pensando. Cosa? Sì, perché? Cosa? Perché? Allora, io ho cominciato nel 2018 andando a Santiago de Compostela, perché volevo compiere il mio 70° compleanno a Santiago, cosa che è successa. A Santiago mi sono... lungo il cammino di Santiago, io sono non credente, cioè sono partito non da credente. Lungo il cammino di Santiago mi sono reso conto che c'è qualcosa che ti chiama Santiago, non si capisce bene che cosa. Però molti dei pellegrini che vanno a Santiago, a parte quelli che lo fanno a livello sportivo, a un certo momento sentono qualcosa che li chiama e non si capisce niente. Lungo il cammino di Santiago io mi sono ritrovato a ripensare a mio padre. Mio padre è morto molto giovane, di muore purtroppo, partì per la guerra.
e in Libia ha avuto, diciamo, dal suo punto di vista la fortuna di essere immediatamente prigioniero, perché era veramente una roba scalcinata, insomma, no? E di essere portato come prigioniero di guerra dagli inglesi in Palestina a Caifa. E lui, cioè, per lui è stato un periodo meraviglioso. Prima di tutto non ha più sofferto la fame, erano puliti, potevano lavorare, ha preso il diploma da infermiere che gli ha concesso quando è ritornato in Italia nel 46, ha preso il lavoro da infermiere. E poi probabilmente era giovane. E quindi io ho vissuto questo racconto della Palestina, no? Di Israele, della Palestina, perché Israele è nato quando sono nato io, che nel 1940. Tant'è che mio padre era un classico uomo con le mani d'oro, faceva questo presepio, e questo presepio era proprio la rappresentazione mentale di quello che lui aveva vissuto in Palestina. Io ero stupidissimo in questo presepio, perché c'era una netta distinzione tra il verde e la campagna coltivata, che addirittura era poi una casa colonica emiliana, io sono emiliano di bolognese, e con un taglio netto il deserto, e in effetti poi è così, cioè Israele è proprio così, cioè c'è questo contrasto netto tra il deserto e il coltivato. L'altra cosa che mi era venuta in mente durante il cammino di Santiago era che io alla mia età non ho più bisogno di risposte, ho bisogno di domande, e una delle domande volevo farmele andando, e volevo andare proprio a Gerusalemme, perché volevo portare queste tre conchiglie di Santiago nei tre luoghi santi, no? Cioè nella chiesa del Santo Sepolcro, al muro del pianto e a quella meraviglia che è la cupola della roccia, che è sulla cosa che sono riuscito a fare. Spero che siano abbastanza nascoste, che non le tolgono subito, non le buttino via. E basta. Cioè, questa è la dimostrazione che si può fare. Ecco, mi dispiace che è molto diverso da... Mi rendo conto che il premio è legato a una cosa veramente molto triste, ed è legato anche proprio a delle cose dolorose. Nel caso mio invece no, è legato proprio a una scelta di gioia. Questo è il fine che si propone Mammada, questo, mai tristezza. Ecco, è da lì che nasce invece la voglia di continuare. Guai a noi se ci fermassimo. Prima dire appunto non ci sono confini molto netti tra tra salute mentale e quello che invece è considerato malattia mentale. Dobbiamo anche ricordarci che non nel Medioevo, ma anche solo 100 anni fa, chiunque si comportasse in maniera non accettata socialmente era andato in manicomio. Io mi ricordo da ragazzo, avevo questo amico che è oltretutto organista bravissimo, suonatore, i suoi genitori, visto che aveva i capelli lunghi, a un certo momento hanno pensato bene di farli internare in manicomio. Ma perché aveva i capelli lunghi? Cioè, voglio dire. Meno male che un po' di strada l'abbiamo fatta, ecco, in questo, anche se c'è tanto. Voglio dire, anche il concetto di salute mentale è, secondo me, molto delicato. Legato a delle cose, a quello che sono le opinioni prevalenti, i tabù, quelle che esistono, e che, come ci ha detto Titte, se c'è, e anche, e come questa signora è, ecco, e come, e come ha detto direttamente, però sì, immagino che sia un lavoro difficile, ma di sì, grande, e anche senso. Come ci ha ricordato il dottore Motta, il fatto è che noi dobbiamo essere più solidali, perché molto spesso è solo quando succede qualcosa che ci sentiamo tutti fratelli. Il problema poi è che nell'esistenza si dimentica di questa parentela, ed è lì che dovremmo invece... Ho avuto tra le altre cose un incontro diretto con la stupidità umana a Cipro. In questa città meravigliosa che si chiama adesso Gazi Basbusa, ma che era
era Famagosta, no? Famagosta, che è una città bellissima, meravigliosa, oltretutto con una cattedrale che sembra la replica del vicolo di Notre Dame, proprio nel momento in cui pochi giorni prima era successo il disastro di Notre Dame. Fianco a Famagosta c'è la cosiddetta Ghost City, cioè sono 2 chilometri di case, negozi, cioè fate conto una cittadina balneare, ma in pieno sviluppo, con tanto di chiese vuote, abbandonate. E la no zone tra i turchi da una parte e i greci dall'altra. Questo posto, che era costato dei soldi, dei sacrifici, della fatica, eccetera, eccetera, è stato completamente evacuato e abbandonato, ed è spettrale, cioè, perché non è che è stato bombardato, sono successe cose. Quindi è proprio il monumento all'idiozia e alla stupidità umana, all'incapacità di convivere in questo posto. Grazie a Giorgi Pietro. Dove va? Senza prendere il premio? No. E io invito la dottoressa Domenica Lucifora, responsabile dell'unità operativa semplice Taormina e Messina Sud, per la consegna del premio. È una persona veramente simpatica. E buon viaggio, buon cammino, che ancora, insomma, ecco. Forse Samarcanda. Ah, bene. Parleremo di Samarcanda. E adesso passiamo alle menzioni d'onore. Ecco, ci accingiamo verso poi i finalisti. E cominciamo con Pina Granata, Campofelice di Roccella. Siamo nel Palermitano. Ciò che resta. Ecco, Pina, una grande storia, storia personale, una storia di una donna combattiva, una donna forte. Ecco, la fortezza delle donne che supera molti problemi familiari, che molto spesso, a volte per amore dei figli, per amore della famiglia, si cerca di celare, si cerca di nascondere. Lei è molto molto legata al figlio Michele, il quale non doveva assolutissimamente sapere nulla di ciò che accadeva dentro. A volte fra moglie e marito c'è sempre qualche difficoltà che può avvenire, ma la gioia prende il posto di quella rabbia, di quel dolore, quando arriva Filippo, questo nipotino, che diventa la gioia. Però un'altra cosa fondamentale che troviamo nelle sue pagine di diario è il fatto che alla fine la vera consolazione arriva dalla fede. Prego Pina. Assolutamente sì, io vi ringrazio, perché, scusate, sono emozionatissima, non è il primo premio, perché io scrivo poesie, racconti, però questo è qualcosa di diverso. Mi vergogno, perché le mie saranno 5 pagine, 6 pagine, non è un libro, non è un diario, però è uno stralcio particolare della mia vita, cioè non nasce come un diario, nasce come modalità di sfogo per una determinata situazione che mi capita, che non pensavo assolutamente nella mia vita potesse capitarmi, capita sempre agli altri, invece è proprio capitata a me, e allora insomma scrivo perché io so cosa vuol dire scrivere, e che scrivere serve tantissimo, e quindi è venuto fuori questo. Ho detto ad Ada, un amore di persona, una persona straordinaria, che mi vergognavo perché il mio non è un diario, ma però volevo scrivere. Ho inviato questa cosa superando qualche remora personale, proprio perché leggendola qualcuno potesse prendere spunto da questa mia esperienza non proprio positiva. Vorrei fare una parentesi, visto quello che ho sentito. La malattia mentale, ho certi tipi di malattie mentali, vanno attenzionate, non bisogna mai vergognarsi. Io ho sofferto di attacchi d'ansia in maniera importante, e
non lo accettavo neanche io, poi quando stai male capisci che sono andata da una psicologa, poi sono andata da uno psichiatra. Lo psichiatra io lo rifiutavo perché, ma scherzi, non è necessario. Io ho ripreso in mano la mia vita e adesso sto bene. La mia, in confronto a queste situazioni, è stata una cosa banale, perché la depressione è grave che l'altro, però sono stata molto male, sono delle cose molto pesanti. Quello che voglio dire, per chi mi potrà ascoltare, non vergognatevi, non c'è niente da vergognarsi, certe cose vanno curate perché ti tolgono la gioia di vivere, ti tolgono la vita pur restando vivi, e quindi abbiamo tutti dei problemi. Grazie a Pina, che il primo cittadino di Francavilla vuole consegnare questo premio. Grazie a Pina Granata di Campo Felice di Roccella con Ciò che resta. Grazie Pina, adesso passiamo ad un altro premio, sempre menzione d'onore, a Valentina Ionescu, nata a Bucarest, ancora in fasce, adottata qui da una famiglia di origine idonesi, quindi siamo un po' nel nostro ennese. E lì prende il nome Valentina Mariana Scroppo, ed è lei che invitiamo per ricevere questo premio. Ha solo 10 anni, ma la morte di un suo giovane compagno di scuola le dà il primo impulso per quello che negli anni si trasformerà in un fluire di pensieri e parole. L'adolescenza è ricca di percorsi emozionali scritti a volte in rima, altre volte in prosa, che raccontano dei primi amori. Gli anni passano e con essi cresce man mano il senso di sé e del mondo che la circonda. Intanto buonasera a tutti, grazie a quella che ormai è diventata mamma. Io volevo ricollegarmi all'inizio della serata e volevo citando il titolo del mio libro, che poi è appunto una raccolta di poesie in forma di viaggio, il libro è una cronologia di pensieri, appunto dall'età di 10 anni fino al 18 anno, e il mio libro si intitola L'io, attenzione, quello folle, che ama la vita e l'amore. Io penso che appunto tipo amasse tantissimo sia la vita che l'amore. Nella la copertina del mio libro è un tatuaggio che io ho, perché l'amore segna tutti, come ha segnato Filippo, ha segnato me, come ha segnato anche il ragazzo che ha ricevuto il premio prima, non ricordo il nome, mi duole. Mario. E l'amore insegnante, quello di cui abbiamo parlato oggi, è appunto un amore anche folle, spesso e volentieri, è un amore che crea dipendenza, una dipendenza sana, a volte purtroppo ci sono delle cadute, però appunto l'amore continua, così come è continuato anche per Filippo con la figlia Silvia, continua con le nuove generazioni. E per concludere io volevo fare un inno alla famiglia, un inno alla mamma e ai figli, leggendo una poesia che ho scritto, una riflessione che dedicherò a quello che probabilmente sarà il mio futuro figlio, e il bambino. E se nascerai ti insegnerò a vivere come un bruco e a sognare come una farfalla. Imparerai ad amare come un dio e ad odiare come un uomo.
Ti darò i colori per disegnare il dolore e le piume per lottare. Ti donerò la saggezza di un sorriso e la forza di un gesto. Imparerai ad essere indipendente dal denaro e seguace della tua volontà. Conoscerai le cose giuste, affronterai quelle sbagliate. Arriverai alla morte immortale nel cuore di chi ti ha vissuto e di chi ti ha amato. Io penso che questo sia anche un messaggio importante questa sera. E ringrazio anche coloro che mi hanno accompagnato, che io definisco famiglia, coloro che hanno permesso di far conoscere al mondo anche il libro, che è la mia casa editrice, rappresentata dal presidente e dal responsabile grafico che ha curato ovviamente l'immagine del tatuaggio, la Cartago Edizioni. Quindi con questo messaggio di vita vi ringrazio e vi saluto. Allora guarda Valentina, visto che siamo in tema, io chiamo proprio il tuo editore per questa consegna che sarà bella, assieme al presidente dei giovani del Pirandello, il professor Giovanni Grassi. Così diamo anche spazio, che il lavoro amministrativo è anche importante, perché è importante, so che poc'anzi, magari, ecco, dico che c'è, esatto. Bene, ringraziamo Valentina Scroppo con L'io, quello folle che ama la vita e l'amore. Da Vedano all'Ambro, Rizzo, Virginia. Ecco, accogliamo Rizzo, Virginia, e come lei, come tanti altri, hanno focalizzato la loro tematica sull'anno del coronavirus. Chi può dimenticarlo? Non c'è persona che non sia stata ormai presa e la preoccupazione che ancora continua. Prego. Penso per tutti, un anno che ci ha visti segregati e allontanati da tutti, gli amori, le passioni, il lavoro, ed è stato un anno di grande riflessione, dove per poter uscire da questa impasse veramente pesante, l'unico modo per me è stato scrivere, perché improvvisamente mi sono trovata in una grande tristezza, in un grande vuoto, pieno di gente che non conoscevo, quindi ho dovuto ritrovare un po' quello che era. Naturalmente le persone stanno ascoltando, si tratta di un analista e quindi questo già è importante in questo periodo. Lavoratorio. Ho vissuto il dramma dei colleghi che sono malati, il dramma di un collega che è morto, che abbiamo visto il giorno dopo non abbiamo più visto, e abbiamo saputo poi dopo 2 mesi che se n'era andato. Il dramma dei miei figli lontani, una che doveva sposarsi e che a un certo punto non potevo più vedere, ero abituata a vedere una volta almeno alla settimana. Il mio figlio che aveva appena deciso di andare fuori casa e che tutti mi telefonavano dicendo: mamma, cosa facciamo? Mamma, cosa decidi di fare? Quindi attaccavo il telefono con uno, mi telefonava l'altro, attaccavo il telefono con l'altro, mi telefonava con suocera. Dicevo: ma per me non c'è un momento di libertà. Poi arrivavo in laboratorio quando potevo lavorare, perché si lavorava così, e mi trovavo una realtà che era terribile, perché dovevamo bardarci, dovevamo, e nessuno ci considerava in definitiva, perché poi noi lavoriamo per le quinte, però nessuno ci ha mai guardato, ci ha mai detto un grazie, e noi eravamo lì con tutta la gente che si ammalava tutti i giorni. Il grazie lo diciamo adesso noi, perché siamo lì, ma è stato detto, e anche il grazie per l'eccitazione all'inizio che ha usato le parole di Seneca e di Ernest Hemingway, che vorrei proprio citare, che sono molto belle. Le nostre paure sono molto più numerose dei pericoli concreti che conosciamo. Soffriamo molto più per la nostra immaginazione che per la realtà. E questo è vero. E l'altra seconda citazione importante, sì, ora non è il momento di pensare a quello che non hai, pensa a quello che puoi fare con quello che hai. Hemingway, lo sappiamo, grazie. E io invito l'attuale dirigente dell'Istituto Comprensivo Giardini, il professor William D'Arrigo, a consegnare il premio alla nostra Virginia
Rizzo con l'anno del coronavirus. Grazie. Mambretti e Rica, l'urago d'erba, accogliamola veramente con un applauso calorosissimo. Guardate che titolo, passo doble. Quando mi ritrovavo a pronunciare questo, l'ho fatto semplicemente quando mi apprestavo a prestare dei ragazzi che andavano a scuola di ballo, questi latinoamericani, queste danze caraibiche, e so che è molto tenace, molto forte. Poi leggendo il diario ho capito perché ha usato questo passo doble riferito a questo cammino di Santiago, insomma un po' tutto. Allora la parola alla nostra Enrica. Perché vedo che già si accendono le luci, quindi cercherò di essere sintetica. È un'esperienza che ho fatto, è un'esperienza particolare, per una strana sfida del destino mi sono trovata da sola con uno zaino a spalla e con davanti 800 km. Ho accettato la sfida e questa esperienza è stata per me molto particolare, ha cambiato la mia vita. Ho intitolato il libro Passo Doble perché è un ballo particolare, non so se qualcuno lo sa ballare. È un ballo fatto di contrasti, di movimenti lenti, di movimenti molto rapidi, di allontanamenti, di avvicinamenti, come è stato il mio cammino e com'è la mia vita. E quindi questa esperienza poi l'ho condivisa grazie alla scrittura. E qui faccio un elogio brevissimo alla scrittura, che è proprio un metodo molto importante per comunicare, un metodo lento ma particolare che ci dà il tempo per riflettere, per ponderare le nostre emozioni. È un metodo catartico, come ha detto, che aiuta. Cioè, ho sentito stasera tantissime persone che hanno interpretato bene quello che vuol dire scrivere. Finisco perché è tardi. Grazie. E ringrazio tutte le persone qui presenti, in particolare Mamada, tutte le persone che alimentano la cultura, la scrittura in particolare, perché siamo qui per questo, e l'umanità. Vi ringrazio. Grazie Enrica. Quindi, come lei stessa dice, non temere i momenti difficili, perché il meglio viene proprio da lì. Bene, adesso io avrei il primo cittadino di Motta assieme all'assessore Mariangela, che è qui, per la consegna del premio a Enrica, che lo porterà, ecco, all'urago d'erba. Ecco, ringraziamo anche Mariangela, perché ci tiene lì a Motta, è anche veramente un assessore che assieme al sindaco, insomma, ama la cultura e questa manifestazione che è importante. Grazie. E salutiamo e ricordiamo anche un altro premiato che non è presente, che è Rodolfo Zanardi di Padova con Morire Vivo. Anche lui ha ricevuto una menzione d'onore. Quindi ci apprestiamo ormai all'ultimo, perché molti vengono da lontano, non sono presenti, quindi io faccio una carrellata, e poi invece ci sono i due presenti che li premiamo personalmente. Allora ringraziamo e facciamo poi un applauso finale per la loro partecipazione, per la menzione ricevuta, a Salvo Giuseppe e Marino Simona di Catania con Esperienze e riflessioni, Venturini Gloria con Viaggio verso la guarigione e l'ignoto da Lendinara, Littera Franca, Decimo Manno, Cagliari, la città degli angeli, Maestrelli Claudio di Mantova con Edificare universi, Livigni Giuseppe di Palermo con Said e Masur, Itinerari, e Puglia Domenico di Roma con Diario di un maestro nell'era Covid-19, e Quarona Valentina di Orbassano, Torino, con Caro Diario, Picardi Silvana di Napoli con Il cavallo alato, e Raimondi Filippo di Rimini con Caro Diario. Facciamo un applauso a loro che non sono potuti venire, mentre accogliamo Pina Antonucci. Ecco, adesso non, non, non la no,
non la riceviamo come nonna, ma come una premiata. E ha scritto proprio sicuramente nell'occasione del lasciare con l'attività scolastica questo saluto alla dirigente e ai colleghi. Un po' è la sintesi del mio percorso scolastico, durato 39 anni di ruolo, con qualche anno di preruolo, dopo con quota 100, quindi ho voluto lasciare un segno, ma la cosa principale, ho anche sentito le vostre relazioni, fondamentale è mettere il cuore in ciò che si fa, ed è quello che io ho fatto in questi anni di insegnamento, curando soprattutto la relazione, perché l'intelligenza, la mente si apre attraverso il cuore, quindi è importante lasciare dei segni molto positivi. Grazie, grazie. Dottore Motta, vogliamo consegnare questo premio a Pina Antonucci, con saluto alla dirigente e ai colleghi. Medaglie e diploma. E concludiamo queste premiazioni con Giovanna Scuderi di Mascalucia. Eccola. Con i nostri 50 anni. Beh, ho scritto così due parole, diciamo, 50 anni di vita insieme. Ci sono stati gioie, dolori, sempre, per le famiglie. Ma per me è stata, non lo so, un viaggio bello. Bene. Allora, questi nostri 50 anni che vengono menzionati, vengono scritti, vengono ricordati, significa che hanno segnato dentro qualcosa. Quindi è bello scrivere quando c'è il ricordo positivo, qualsiasi sia stato l'evento o gli eventi familiari. Quindi grazie, grazie mille a Giovanna Scuderi, e invito Ada, perché concludiamo, è la nostra presidente. E qui io non so se Donatella vuoi avvicinarti anche tu un attimino, lo so che tu sei, ed è anche bello, perché penso che anche tu ti accingerai a scrivere i 50 anni poi insieme sicuramente, anche 60, ecco, quindi 60, per cui vedi, è ancora meglio. Grazie. Visto che c'è stata tutta la ripresa, qualcuno mi ha detto che dovevo menzionarli tutti, io l'ho fatto, vorrei solo ricordare qualche due o tre che non li avevo menzionati perché non c'erano, ma che hanno avuto il premio speciale. Quindi alla fine facciamo questo applauso. Si tratta di Biancotto, Irene e Daniela di Borgo San Dalmazzo, con La Sfida. Giorgio Falcone di Gorizia con Aria di ricordi oggi nell'aria, Elena Tolve di Bologna con La ragazza che credeva nelle fiabe, poi insomma gli altri invece li ho, anche per questi che non l'avevo menzionati prima, facciamo un applauso, li ringraziamo. Bene, io poi alla fine è logico, ridò la parola. Siamo giunti veramente alla conclusione di questa 20ª edizione, e voi sapete che mai la lanterna bianca lascia, ecco, si vuole lasciare sempre con il dolce, con l'allegria, così come conviene a questo premio. Però io, attraverso tutti questi diari che in meno di una settimana ho dovuto leggere, insomma, per entrare, perché bisogna entrare nella vita di chi scrive per poter poi portare avanti le proprie riflessioni, quindi veramente belle, cioè un percorso, ci entriamo tutti. Ho selezionato qualcosa di Valentina, perché in queste liriche che lei ha scritto, un po', se controlliamo tutto quello di cui abbiamo parlato stasera, c'è scritto tutto. Quindi io, prima di dare la parola
ad Ada, che concluderà lei, così come ha cominciato, come padrone di casa, presidente, il sindaco di Motta, che ci auguriamo il sindaco di Francavilla possano insieme, in sinergia, rendere omaggio a quella che è veramente questa vera casa del diario che Motta deve avere, perché Ada riceve da tutte le parti del mondo occasioni per poter avere questi diari, ma lei con la sua fortezza li vuole qui nel territorio di Motta Camastra, perché è giusto che sia così. E quindi speriamo che ci sia veramente questa grande stanza dove chi viene deve venire proprio per leggere questo vissuto umano da cui bisogna trarre esempio. Bene, vi voglio concludere proprio con questo. Sono lezioni di vita. Quindi tutto quello che abbiamo fatto, vero Valentina Ride, ma è così, perché è talmente condiviso da tutti che penso che, man mano io lo dico, tutti possiamo riflettere su quello che viviamo e quello che siamo. Mi hanno insegnato a non arrabbiarmi per le cose futili. Ho imparato a gioire dei piccoli gesti. Mi hanno insegnato l'orgoglio delle scelte di vita giuste. Ho imparato a riflettere su quelle sbagliate. Mi hanno insegnato a non vergognarmi del pianto. Ho imparato a vivere tutte le emozioni. Mi hanno insegnato la dolcezza e il sacrificio. Ho imparato ad aprire il mio cuore. Mi hanno insegnato ad usare la testa. Ho imparato a divertirmi con intelligenza. Mi hanno insegnato a riflettere sulle conseguenze delle mie azioni. Ho imparato a dare consigli. Mi hanno insegnato a pretendere sempre il meglio da me stessa, per me stessa, dagli altri e per gli altri. Ho imparato che la ruota della vita gira. Solo se la mano che la fa partire è quella dell'amore. Mi hanno insegnato che la sofferenza fa crescere. Ho imparato che il dolore non lo puoi sconfiggere, ma puoi solo cercare di conviverci. Mi hanno insegnato il rispetto e la comprensione. Ho imparato a preservare la dignità e l'umiltà di essere se stessi. Mi hanno insegnato a lottare nel bene e per il bene. Ho imparato che non si capisce qual è il bene fin quando non lo si perde. Mi hanno insegnato che la bellezza non è tutto. Ho imparato a conoscere le persone. Mi hanno insegnato l'importanza delle parole. Ho imparato ad ascoltare. Mi hanno insegnato che nella vita bisogna fare delle scelte. Ho imparato a prendere delle decisioni. Mi hanno insegnato che non è importante apparire, ma essere. Ho imparato ad apparire per quello che sono. Mi hanno insegnato a dare dimostrazioni. Ho imparato a gratificare chi merita. Mi hanno insegnato ad avere un pensiero ed una condotta di vita guidata dalla morale. Ho imparato ad evitare l'egoismo e l'ipocrisia. Mi hanno insegnato a non tradire. Ho imparato a fidarmi solo di pochi. Mi hanno insegnato a capire i bisogni degli altri. Ho imparato a dedicare meno tempo a me stessa. Mi hanno insegnato ad essere socievole e disponibile. Ho imparato che i veri amici ci sono quando stai male. Mi hanno insegnato che è umiliante essere lasciati. Ho imparato che l'umiliazione è più insopportabile e provare un grande amore ma non saperlo esprimere. Mi hanno insegnato a non accontentarmi. Ho imparato che stare da soli fa male, ma cercare conforto da chi è incapace di tanti amore è peggio. Mi hanno insegnato ad amare un uomo. Ho imparato la bellezza di essere una donna. Mi hanno insegnato che la vita senza sentimento non vale la pena di essere vissuta. Ho imparato a riempire i vuoti della mia persona e ad essere socialmente migliore per meritarmi stima ed affetto dalle persone che mi circondano. Ho letto che non si può morire per amore, ma per la sua mancanza. Ho letto che le ferite del corpo guariscono, ma quelle dell'anima lasciano sempre qualche cicatrice. Ho imparato a scrivere. Grazie, grazie Valentina, grazie a tutti quanti, siete qui convenuti e adesso vi dirà Ada il resto, lascio a lei. Ringrazio veramente Gaetano, Donatella, perché sono gli altri pilastri della famiglia, come anche Massimiliano. Ringrazio tutti gli ospiti, dal nostro giornalista e bravo Rosario Messina, che è sempre qui, e con lui saluto anche Angelo Lombardo, che penso ci raggiungerà, perché veniva da, insomma, era fuori sede, è stata con noi anche negli anni, abbiamo lavorato con questo premio. E cosa non dire, grazie ai dottori, il dottor Motta,
e la nostra dottoressa, perché lavorano veramente quotidianamente e ciò che ci hanno detto ci deve fare riflettere. Lui molto così pronto a sottolineare gli sbagli anche fra colleghi, anche nella sanità, perché siamo tutti convinti che non è che tutto fila liscio ovunque ci sono i problemi, però se noi dei problemi facciamo invece lo spunto per trarre qualcosa che ci unisce per migliorarlo e non ci tiriamo indietro, ecco, le cose possono cambiare. Quindi grazie a voi, grazie per le vostre esperienze e grazie a voi tutti, e l'appuntamento sarà alla 21ª edizione. La parola a mamma Ada. Grazie. Stasera abbiamo parlato tantissimo della lanterna. Credo che chi, diciamo, non mi conosceva, adesso, diciamo, attraverso questa serata, che per me c'è tanta magia, in questa serata magica, che la dedico a Filippo per dirle: Filippo, questa è la tua lanterna. Siamo al 20esimo, non lo so ancora quanto durerà, perché alla mia tenera età, ragazzi, ne ho 82, per cui, diciamo, non so ancora quanto durerà la lanterna. Però io, diciamo, la forza me la date voi altre, la forza me la dà la sofferenza. Quando io sento al telefono parlare, anche se sono morta, se sto male, perché anch'io crollo, non penserete che io sia fatta di ferro. Io sono con i miei anni, con le mie, diciamo, con i miei acciacchi. Ma quando sento una persona al telefono che sta male, non so da dove mi sprigiona una forza. Divento, diciamo, non lo so, una di 20 anni, 25 anni, con una forza estrema. Parlo, non lo so da dove viene. Eppure tante volte, diciamo, sono riuscita, tante volte. Modestamente posso dire che ne ho fatti di interventi anche drastici, però sono riuscita, posso dirlo con orgoglio, posso dirlo con modestia, ma la sera quando vado a letto e so di aver fatto, diciamo, anche un piccolissimo intervento ad un'anima che ha in quel momento bisogno, non capisco perché la sofferenza si sveglia sempre di notte, all'1, alle 2, alle 3, alle 4 del mattino. Ada, ti sveglio, scusa, no, ero sveglia, ecco, ero sveglia. E parlare, perché la sofferenza durante la giornata magari si riesce a tamponare, ma la notte non passa, perché la notte diventa unica e sola di quella anima, non c'è nessun'altra che possa, diciamo, possa starle vicino in quel momento, anche se ci fosse non ne sente proprio la necessità di parlare con quelle altre persone. E cosa dire, vi ripeto, stasera sono veramente stanca, non so come dirlo, non so come sono all'impiedi, però sono, diciamo, felice, sono onoratissima di avere qui sempre il nostro dottore Motta, la nostra dottoressa Nucifora, il nostro sindaco, per la prima volta onoratissima di avere il signor sindaco Pulizzi e tutta questa bella gente che mi hanno sostenuto e mi sostengono in tutti questi anni e continuano a non stancarsi di me, non so come facciano. Grazie a Rosario Messina che è sempre stato presente, diciamo, come giornalista fra noi. E a voi che dire? Un bacio particolare a tutti, uno a uno lo farei, ma non posso perché il COVID dice che non me lo permette, ma non me ne importa niente, però se mi capita lo faccio anche. Va bene. Ancora grazie a tutti e adesso noi piano piano ci avviciniamo dall'altra parte perché andremo a mangiare qualcosa, perché a quest'ora lo stomaco un pochino si fa sentire. Grazie a tutti, grazie veramente di cuore.